Allora, intanto faccio una breve presentazione. Questa nostra riunione ovviamente è un esecutivo, come dicevamo nella comunicazione, un esecutivo unitario GL, CISL, UIL e FABI. Io sono Ernesto Biondino della FABI, sul tavolo qui ci sono i segretari regionali della FIRS, Gianni Gattuso, Mario Leo per la UIL e Gennaro Patera della PISA. Noi ci siamo incontrati prevalentemente nell'arco degli anni. Questi esecutivi sono stati più che altro incentrati a delle riunioni organizzative, ci siamo incontrati in occasione dei contratti nazionali, in occasione praticamente dell'organizzazione delle assemblee che poi dovevano essere utili all'approvazione dei contratti e quant'altro. Questa volta vi permetto di dire, per una mia impressione, penso che sia condivisa anche dai colleghi, questa volta noi cerchiamo di fare un salto di qualità e ci incontriamo discutendo un tema, secondo me abbastanza importante ma anche abbastanza delicato, che riguarda il nostro territorio, e quindi noi ci sentiamo come organizzazioni regionali, benché del settore credito, non tutti i settori, ci sentiamo di dover essere anche responsabili di quello che accade a livello sociale. Il credito, sapete, ha sicuramente un'importanza strategica per il paese in generale, lo stiamo vedendo per quello che sta accadendo e per i giornali in questo periodo, ma lo ha soprattutto per il nostro territorio. Noi ci dobbiamo con questa riunione cercare di fare, diciamo, un dibattito dal quale possa uscire alla fine di questa giornata anche delle proposte e delle, diciamo, anche delle riflessioni comuni su quello che è la situazione del credito in Calabria. Io come tavolo abbiamo condiviso una relazione che verrà poi tra poco letta dal collega Gennaro Patera, in nome per conto di tutte le organizzazioni sindacali dei regionali. Ovviamente a questo io immagino che, spero che ci sia un dibattito acceso su questi temi, che ci dia l'opportunità poi di arrivare alla fine di questa giornata a poter fare dei documenti, a poter fare anche delle iniziative su questo argomento. E due informazioni veloci prima di passare la parola a Gennaro. Gennaro mi stava comunicando che a breve avremo anche la presenza del collega Mammoniti della CGL, segretario confederale della CGL, che verrà praticamente interverrà in questa nostra riunione. E una informazione tecnica: c'è una telecamera, vedete lì, è una telecamera ovviamente interna, quindi siete padroni di offendere chiunque. In questo momento non dovete avere il problema perché è una registrazione interna che è della CGL, ma che socializzeremo evidentemente in una fase successiva. E niente, vi dico solo una sola preghiera, quella di laddove ci sono molti interventi, io adesso ne ho già segnato uno e quindi vi invito magari a farmi cenno, magari di modo che li segno tempo per tempo, appena finito ovviamente la relazione di Gennaro, e di tentare, noi abbiamo più o meno previsto di chiudere i lavori per l'ora di pranzo, quindi verso 1:30, quindi laddove ci fossero tanti interventi la preghiera è quella di mantenersi nei limiti dei 10 minuti, che mi sembra qualcosa di congruo. Io cederei subito la parola a Gennaro e ti passo per il microfono perché mi sa che non c'è. Sì, per la relazione. Allora, buongiorno a tutti. Come diceva Ernesto, abbiamo condiviso unitariamente questa relazione. A me il compito di esporre, quindi di parto velocemente. Il microfono ce l'avete da me. Quindi questa nostra iniziativa di oggi principalmente ha l'obiettivo di accendere i riflettori sulla questione del credito in Calabria. No, la tengo come maschera. La tengo così, no? Sì, se no vado meglio. Ok. Aiuto, è pesante, cade. Lo tengo in mano. Trovo bene. Ok. 10 euro in meno per la sala. Quindi accendere i riflettori sulla questione del credito in Calabria. Lo facciamo con il proposito e la speranza che iniziative come queste smuovono tutti gli attori protagonisti del complesso mondo della finanza, da quello politico a quello bancario.
per far capire che la questione credito non è soltanto una questione economica e finanziaria, è soprattutto una questione sociale e legale, fondamentale per il rilancio dell'economia e degli investimenti privati, ma anche come forma di prevenzione e contrasto a quello che comunemente viene chiamata economia criminale. Va da sé che come sindacalisti di settore non possiamo non parlare anche delle problematiche aperte e delle crisi che anche nella nostra regione stanno colpendo da più anni il nostro comparto. E questo vogliamo fare con il vostro competente contributo per delineare uno spaccato complessivo e dettagliato delle varie vertenze che vanno da Banca Carime a Banca Nuova, da Monte Paschi a Banca Popolare del Mezzogiorno, dagli assicurativi agli esattoriali, dal credito al consumo al mondo delle BCC, per chiudere con la finanziaria calabrese regionale Fincalabre. Dopo aver perso da anni le poche direzioni delle banche che ricadevano nella nostra regione, non possiamo chiudere gli occhi e far finta di niente davanti alla continua chiusura di sportelli e alla perdita di ruoli e funzioni qualificate, perché quando va bene si traducono in mortificanti demansionamenti e quando va male costringono molti di noi a spostamenti da Roma in sud. In questo contesto non possiamo non ricordare come un tempo le piccole imprese regionali venivano aiutate, attesa la consistenza sul territorio dei centri direzionali, e quando invece oggi sono vittima di valutazioni asettiche su numeri e schemi che non possono esprimere altro che lo stato patrimoniale del momento senza tener conto delle reali potenzialità. In poche parole, non si può più contare su un aiuto per rendere solida un'azienda, ma si deve essere già solidi per ottenere credito. A tutto ciò si aggiunge una politica regionale che ci sembra non riesca a ben comprendere il fenomeno e non mette in campo le necessarie contromisure in termini di credito agevolato e o convenzionato, utile a far decollare un'economia che si vede sempre più mortificata. Se ci mettiamo infine, ma non meno grave, una sotterranea quanto pericolosa attività di credito illegale, il quadro è completo e ci consegna un'imprenditoria destinata a non decollare o a essere vittima di pratiche illegittime operate da chi lucra sulla difficoltà delle aziende. Vorremmo porre alla vostra attenzione un elemento di riflessione e di discussione. In questi 8 anni di crisi, in Calabria c'è un'economia solidissima e fiorente, che approfittando della crisi ha centuplicato i guadagni, un'economia che fa sì che laddove chiudono sportelli bancari, aprono agenzie finanziarie, laddove chiudono botteghe e piccole imprese manifatturiere a condizione familiare, aprono grandi centri commerciali, laddove chiudono cantieri di opere pubbliche, riaprono circa 800 cantieri privati che in questi 8 anni hanno messo su un nuovo appartamento tale da poter ospitare 40.000 persone, parlo di Cosenza, la mia città, che nel frattempo paradossalmente da 80.000 abitanti è scesa nell'ultimo censimento a circa 68.000. Ebbene, questa economia si chiama economia criminale, dove usura e riciclaggio la fanno da padrone. In Calabria l'economia, solo brevemente alcuni dati, in Calabria l'economia criminale muove ogni anno dai 40 ai 50 miliardi di euro. L'Andrangheta è il leader indiscusso nel narcotraffico. La densità criminale, cioè il rapporto tra popolazione e affiliazione, in Calabria è pari al 27%, più del doppio della Campania, dove siamo al 12%, quasi il triplo della Sicilia, che siamo al 10%, in Puglia siamo al 2%. L'usura negli ultimi anni in Calabria è cresciuta del 155%, è al primo posto in Italia e sta inquinando e devastando la poca economia pulita della nostra regione, e non solo della nostra regione. 2 domande allora a noi ci sono spontanee, e li facciamo anche a voi. Pensiamo veramente che fare o non fare buona finanza sia ininfluente rispetto a questo dramma sociale? E pensiamo veramente che destinare miliardi di euro alla finanza creativa e speculativa piuttosto che alle famiglie, alle piccole e medie imprese, sia più redditizio in termini universali? Noi crediamo che in Calabria esistono settori, quali l'agricoltura, l'artigianato, il turismo, che se aiutati possono rappresentare il volano per l'economia del territorio. Crediamo che un po' di buona
un po' di buona volontà, le istituzioni possano trovare le formule giuste per incentivare le banche ad aiutare le piccole e medie imprese calabresi. Ma come può un imprenditore, anche il più illuminato, che ha già mille problemi di carattere ambientale, tentare se anche le istituzioni e le banche lo abbandonano, o meglio, lo prendono in considerazione solo se ha già di suo e rischia il proprio? Oggi assistiamo a tante belle discussioni sul tema, ma nessuna va al concreto. Oramai in Italia si discute di tutto solo per ragioni elettorali, ma chi come noi ha un ruolo anche sociale non può star zitto ed accettare di far parte di questo teatrino. Deve sollecitare con tutti i mezzi il cambiamento nella consapevolezza che è in gioco il futuro di una regione e dei figli di questa terra, che non hanno alcuna colpa se non quella di essere nati in un territorio di eccezionale bellezza ma privo di una rete imprenditoriale. Vorremmo parlare con voi ancora degli interventi di finanza solidale assolutamente insufficienti, se non inesistenti, di quella che è la condizione sociale calabrese, sicuramente una delle più critiche del Paese, per condizioni di vita, incidenza della povertà e poca dotazione di servizi alla persona e alle imprese. Basterebbe pensare che circa il 30% delle famiglie calabrese vive sotto la soglia di povertà, a fronte di una media nazionale del 12%, per capire che urgono interventi mirati a ridurre questo gap che potrebbe sempre più peggiorare. In questi pochi minuti, quindi, non possiamo avere certo la pretesa di formulare proposte strutturate per il settore. Vorremmo parlare, in sintesi, di buona finanza, di finanza solidale, di microcredito, di forme di facilitazione di accesso al credito, che, come già detto, nella nostra regione risulta più difficile e più oneroso che altrove. Convinti come siamo che non esiste la finanza buona o quella cattiva in sé o a prescindere, ma questa dipende da come si fa e al servizio di chi. In Calabria da troppo tempo oramai le banche fanno solo raccolta ed anche quelle poche banche storiche calabresi come Banca Carima, comunque Banca Popolare del Mezzogiorno, avendo la testa altrove, raramente indirizzano i loro rilievi al sud. Cosa facciamo allora? Alle banche diciamo di smettere di utilizzare la Calabria ed il sud in genere come bacino di raccolta, da investire altrove e di inserire in maniera perentoria nei propri piani percentuali importanti di denaro da reinvestire sui territori del sud, finalizzandole ad assistere e far decollare le tante buone idee che i giovani di questo territorio hanno. Alle istituzioni chiediamo di destinare quanto più risorse possono nel microcredito per assistere le famiglie e le piccole imprese nei momenti di difficoltà, perché se è vero come è vero che la crisi è dappertutto, in questa regione la crisi c'era, c'è e se non immediatamente contrastata sarà sempre più dura. Ci piacerebbe articolare insieme a voi una proposta da poter inviare a tutti gli interlocutori istituzionali per sollecitare il loro interessamento, non disdegnando di valutare anche eventuali azioni più eclatanti per risvegliare il mondo del tempo e ricordargli quali sono i valori a cui deve ispirarsi questo mondo, che per noi non sono solo quelle del business a tutti i costi. Abbiamo voluto coinvolgere le confederazioni regionali e le segreterie nazionali perché fermamente convinti che la questione bancaria in Calabria era e resta, come dicevamo all'inizio, una questione principalmente sociale e legale. La questione bancaria, se per l'Italia in questi ultimi anni è diventata centrale per i territori del sud, per la Calabria diventa vitale. Ecco perché il governo nazionale non può non confrontarsi con le parti sociali su questo argomento ed andare avanti a colpi di decreti. Ed il governo regionale deve inserire nei tavoli di discussione la questione credito, perché la buona finanza da noi, oltre che una necessità, diventa anche un'opportunità di sviluppo e di rilancio, ma principalmente un eccezionale strumento di contrasto all'economia criminale. Grazie. Ma avete pagato il 50%? Sì, ma forse è il caso di dirglielo. No, penso che possiamo fare poi una trattativa sul prezzo finale della sala. D'altra parte la sindacalista. Ma pure per l'acqua. Su un giro e scemo tutti quanti visti. Per l'acqua. Ci manca un po' tutto allora. Intanto grazie a Gennaro per la relazione. Io ho un intervento, già una persona che si è iscritta. Se ce ne sono degli altri magari ci diamo proprio due minuti, ecco.
c'è qualcun altro, così iniziamo, poi ovviamente in corso d'opera mi rendo conto che c'è, potete scrivervi sempre, insomma. C'è qualcun altro? Se no, allora il collega Marchese si è iscritto a parlare. Bene, buongiorno. Io volevo ringraziare Gennaro, ma tutti i segretari per questa relazione condivisa, perché innanzitutto la relazione è chiara e concisa. Basta, lo legge. E quindi volevo ringraziare i segretari per la relazione essenziale ma assolutamente pregna di contenuti che però vanno, come dire, spiegati, snocciolati, altrimenti faremo fatica ad arrivare a delle proposte, no? I temi snocciolati nella relazione sono assolutamente importanti. Ad esempio Gennaro ha snocciolato un dato che a me piace spiegare, perché sono stato, diciamo, l'autore di questa ricerca. Ha fatto, diciamo, c'è un passaggio nella relazione dove spiega, anzi si pone una domanda in cui come mai a Cosenza, quindi nella conurbazione, approfondisco un po' questo dato, no? Cosenza, Castrolibero, Lente, Montaltofugo, che è un po' un tutt'uno, in un periodo brevissimo di tempo, parliamo di sette anni fa, da sette anni fa a quattro anni fa, quindi in un periodo di tre anni, dove la popolazione universitaria dell'Ateneo di Lente non è aumentata, dove la popolazione di Cosenza è diminuita, quella di Rente, di Montaltofugo è leggermente aumentata, ma parliamo di meno di 2.000 unità, e Castrolibero è rimasta stabile, non si spiega perché in tre anni in questa conurbazione sono state costruite unità abitative che possono contenere 40.000 persone in una conurbazione che era di 136.000 e che è rimasta di 136.000. C'è un dato, questo qui, dirompente. Chi sono questi pazzi costruttori che costruiscono dove non si vendono gli appartamenti? Infatti, se voi ancora oggi fate un giro nella città di Cosenza, Rende, Montalto, vedete che ci sono tanti bellissimi palazzi nuovi. Cosenza sembra la città, voglio dire, dal punto di vista urbanistico, la città, una delle città più moderne, più modernizzate della Calabria. Peccato che sono mezzi vuoti. Poi vai a vedere i dati in Camera di Commercio e dici, beh, ci saranno, voglio dire, le società di costruzione che saranno andate tutte fallite, voglio dire, non ce n'è uno di fallimento. Poi trovi quella delle notizie, trovi un procuratore della Direzione Nazionale Antimafia che dice, vedete, a Cosenza c'è un fenomeno strano, ci sono persone giovani, 25, diciamo 22, 24, 25 anni, che si improvvisano costruttori e fanno investimenti per milioni di euro. E allora qualche domanda si pone, quindi c'è qualcuno che, non lo so, ha preso una macchina fotografica, ha passato un paio di mesi in tutte le vie delle città e è andato a fotografare, sono pubblicate su internet, tutti i cantieri che contemporaneamente erano aperti. Sette anni fa a Cosenza c'erano aperti contemporaneamente 700 cantieri, 700, ok? In più hanno fatto intorno al carcere di Cosenza tutta una serie di palazzi, voglio dire che, non lo so, chi di voi sarebbe disposto a comprare un appartamento al 12° piano con vista carcere di Via Popiglia? Sono i familiari. Quindi queste sono tutte delle domande che uno si pone, e queste restano delle domande. Poi non è che puoi puntare il dito se non hai, come posso dire, dei dati precisi delle inchieste. Non lo so, Emilio Le Donne, che faceva parte della direzione della distrettuale antimafia, non ricordo bene se di Reggio Calabria o di Catanzaro, se non sbaglio di Catanzaro, adesso il procuratore generale ad Ancona, in un'audizione alla commissione parlamentare antimafia dice delle cose, e poi ad un certo punto la seduta è stata segretata, diciamo correttamente. Quello che dice, vedete, a Cosenza, via degli Alimena, quindi ha individuato proprio il posto, a Via degli Alimena, c'è lo studio di un professionista dove sono domiciliate quattro società,
ma no, cioè per dire la calabrese, in Calabria quando c'è una quattrina, cioè possono essere pure magari 30-40, no, dice, no, 4, 1, 2, 3, 4. 4 società che sono titolari di 500 appezzamenti di terreno e 1400 appartamenti, va bene? Non diciamo il nome perché poi è uscito a chi appartenevano, perché poi la segretezza della Commissione parlamentare antimafia ha anche le sue falle, ma questo qui lo possiamo tralasciare perché fa parte dell'analisi. Io voglio arrivare invece ad una proposta. Ci dobbiamo mettere in testa di una cosa. Gennaro ha citato dei dati, che è il volume d'affari della criminalità organizzata. È inutile che ci giriamo troppo intorno. Per storia, per vicissitudini, per situazione sociale in cui ci troviamo, la gran parte della responsabilità è ascrivibile alla criminalità organizzata. E su questo qui voglio dire, vi potrei intrattenere un po', ma i tempi sono stretti e quindi devono parlare tutte le altre persone che mi seguiranno. E molto è ascrivibile della retratezza del Sud e della Calabria alla criminalità organizzata. Quindi se abbiamo un avversario, anzi mi correggo, un nemico, è la criminalità organizzata. Oggi Nicola Gratteri, dall'alto della sua esperienza, ci insegna una cosa: la criminalità organizzata si ridimensiona e si riduce soltanto se viene colpita nel suo lato economico, sugli averi. Non c'è un'altra motivazione. La criminalità organizzata non è un'organizzazione che punta ad avere favori sociali, non ha come suo obiettivo il potere, non ha come suo obiettivo sovvertire quello che è l'ordine dello Stato, l'ordine della Repubblica. Il suo obiettivo è semplicemente fare molto banalmente soldi attraverso tutti i sistemi che conosciamo. E ce lo insegnava anche Giovanni Falcone, no? Fino a quando, voglio dire, non l'hanno fatto saltare in aria, dove Giovanni Falcone diceva sempre: tu segui i soldi e troverai anche i mafiosi, segui i piccioli, esatto, la siciliana. Ecco, quando diciamo, è un grande insegnamento. Io vi potrei descrivere in pochi secondi, siccome negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, fra l'altro mi risulta dagli organi di stampa che è stata quasi sciolta la famosa blacklist dei paradisi fiscali, quindi di quelle delle società offshore, questo è il termine più corretto, no? Per cui ci sono paesi come le isole Cayman che non fanno parte più della blacklist, per cui le società italiane possono portare, come so, in detrazione, in deduzione, costi su fatture di società che vengono da questi paesi. Vicino alle isole Cayman ci sono le isole Vergini Britanniche, la Svizzera per esempio, che è il nostro confinante, che è dalla blacklist è già tanto tempo che non c'è più. Però io in un minuto vorrei farvi un esempio quasi perfetto di operazione internazionale di riciclaggio che lascia poche tracce. Se sono un narcotrafficante calabrese, e qui ce ne sono tanti, che oggi, come è detto correttamente nella relazione, hanno l'egemonia in Europa del traffico internazionale, soprattutto della cocaina, per cui giro di miliardi di euro, i narcotrafficanti calabresi non gestiscono più direttamente le piazze di spaccio, perché queste sono affidate, voglio dire, alla criminalità comune, generalmente alla criminalità che viene da altri paesi. Il narcotrafficante calabrese non fa altro che da intermediario fra i produttori in Sud America e poi chi gestisce le piazze di spaccio in tutta Italia e in tutta Europa. Le transazioni come avvengono? Avvengono estero su estero, perché chi gestisce la piazza di spaccio, così come si muove la cocaina fisicamente attraverso sistemi anche ingegnosi, no? L'ultimo l'abbiamo vista a Gioia Tauro, dove insomma li portavano con delle boe, cioè era arrivata la nave, poi hanno calato delle boe, poi c'è l'imbarcazione più piccola che andava alle boe, si prendeva il carico e lo portava, diciamo, sulla costa. Vedete, anche i pacchi di soldi viaggiano in questo modo, non credete, viaggiano sulle barche a vela, viaggiano nelle valigette, viaggiano attraverso i sistemi, diciamo, più ingegnosi. Quindi
chi gestisce la piazza di spaccio porta fisicamente i danari in paesi come possono essere ad esempio le isole Cayman. Io li cito sempre per quel sentuzzo avvelenato contro la legislazione di questo paese. E alle isole Cayman sono presenti i più grandi istituti internazionali, i più grandi istituti di credito internazionale, ok? Alle isole Cayman tu puoi andare a versare milionate di euro e lì non esiste una normativa antiriciclaggio. Alle isole Cayman è possibile aprire una società al una società con azione al portatore e mai nessuno scoprirà chi ci sta dietro. Quindi io, se sono un narcotrafficante, posso andare alle isole Cayman, aprire una società con 2.000 dollari, pagare una tassa annuale, avere diritto con quello di andare ad aprire un normalissimo conto corrente, e ho il diritto di portarmi una paccata di soldi in contanti, versarla lì sopra, e l'operazione di riciclaggio è quasi completa. Perché poi il narcotrafficante calabrese che riceve su una sua società il pagamento, quindi estero su estero, all'isola Cayman, mica è così fesso che sposta i soldi fisicamente. No, che cosa fa? Va in Svizzera, in un simpatico paese che si chiama Rovereto, un paese di poche migliaia di persone, dove però con 15.000 franchi svizzeri, per cui voglio dire poca roba per le cifre di cui parliamo, è possibile acquistare una società schermata da un fiduciario, quindi mai nessuno potrà scoprire chi realmente ci sta dietro, una società che ha già una storia, che magari ha 7-8 anni di vita e che ha cambiato il proprietario 7-8 volte. Basta andare su internet e vedere se è rimasta impigliata questa, il nome di questa società in qualche inchiesta giudiziaria, se è pulita. Io acquisto oggi una società che magari ha 7-8 anni di storia. Sono sempre io, quindi il titolare della società alle isole Cayman, il titolare della società in Svizzera a Rovereto. Poi sapete cosa faccio? Prendo una persona a Cosenza, giusto per restare in tema prima, no? Magari senza arte né parte, e costituisco una SRL a Cosenza. E sapete cosa faccio dopo? Con grande piacere della Camera di Commercio e dei politici locali, nel capitale sociale di questa società ci faccio entrare la società svizzera, tutti contenti. La Camera di Commercio è contenta, dice, mi ha detto a Cosenza, vengono, arrivano i soldi dall'estero, poi dalla Svizzera, che non sta più nella blacklist, ok? I politici sono contentissimi, in Calabria riusciamo ad attrarre i capitali stranieri, perché la società svizzera è una società svizzera bella pulita, ma nessuno sa che dietro c'è un narcotrafficante. E allora che cosa faccio? Da quel famoso istituto bancario internazionale, io i soldi non li faccio muovere, ma faccio muovere le garanzie, va bene? Quindi faccio muovere una garanzia dalle isole Cayman sulla società svizzera. La società svizzera apre, diciamo, con la garanzia della società, della banca che gli fa la fiduzione alle isole Cayman, monetizza una linea di credito, si inserisce nel capitale sociale della società cosentina. E a Cosenza accendo un mutuo multimilionario per costruire un grande palazzo bello grande grande, magari con vista su via Popiglia, giusto che allora magari a qualcuno di loro piace, e la società svizzera garantisce con una fiduzione alla società italiana, io ho monetizzato il mio mutuo su Cosenza, ok? Quasi tutte queste operazioni escono fuori dal circuito antiriciclaggio, quasi tutte queste operazioni escono fuori da quelli che sono gli obblighi di segnalazione della normativa antiriciclaggio, perché la normativa antiriciclaggio non è perfetta, ha delle falle importanti. La prima falla è quella che la persona che in banca si accorge di un'operazione si deve esporre in un certo qual modo. Ci possono essere tutte le garanzie possibili immaginabili sull'anonimato, ma un padre di famiglia, prima di fare una segnalazione, pur sapendo che determinate movimentazioni hanno il sapore di mafia, ci pensano 10 volte. Vi ho raccontato, diciamo, queste cose soltanto un po' per, non tanto come suggestione, ma sono operazioni che succedono e vengono messe in piedi tutti i giorni, voglio dire, no? Però ho fatto soltanto un accenno, perché potrei intrattenervi con una ventina di altri esempi di operazioni antiriciclaggio che vengono fatte probabilmente, ma non solo in Calabria, anzi in Calabria ne vengono abbastanza pochine, perché se è vero che la 'ndrangheta ha un volume d'affari di 44 miliardi all'anno, stime, voglio dire,
che vengono da Banca Italia, da Eurispes e da tutta una serie di altri istituti, e tutti quanti questi inviati noi li vediamo. L'unica cosa che vediamo in Calabria sono i centri commerciali, e quindi voglio esporre un pezzettino in più, non ho timore di farlo, perché vi invito a fare un esperimento tutti voi, è una cosa molto simpatica. In Calabria ci sono tutta una serie di mega centri commerciali, va bene, che non li trovi neanche nelle città che hanno milioni di abitanti, va bene, in proporzione naturalmente. Allora dice, vabbè, sarà il commercio che si sta trasformando in Calabria, passiamo per buono. Poi però c'è un particolare, piccolo piccolo, va bene? Voi, questi centri commerciali sono 7-8 i più grandi qui in Calabria, non lo so, andate nei parcheggi e fate un giro, soprattutto nella parte un po' più periferica dei parcheggi, trovate una cosa bizzarra, trovate l'altarino dedicato a San Pio, a San Pio di Pietrelcina. Tu dici, oh, cosa c'entra una cosa religiosa con... Ma tutti, cioè io dico, cioè all'inizio mi sono posto la domanda e ho detto, ma guarda un po', tutti quelli che c'hanno i centri commerciali, tutti devono andare a San Pio, ce ne fosse uno, devono andare alla Madonna, uno, tutti a San Pio. Poi ti imbatti in un paio di paginette su un paio di libri scritti da Nicola Gratteri e Antonio Nicaso e scopri che l'iconografia mafiosa c'è San Pio. Sarà una casualità? Questo lo lascio decidere a voi, io non sto assolutamente dicendo che sono, voglio dire, che appartengono. È una casualità. Chiudo con la proposta, anzi due proposte. Secondo me, e non sarà sufficiente chiederlo a istituti di ricerca, né noi abbiamo direttamente la possibilità diretta di raccogliere questi dati, ma c'è la necessità di raccogliere i dati sulle transazioni fatte internazionali che provengono da quelle 60 giurisdizioni chiamate paradisi fiscali, legate transazioni che sono legate a garanzie bancarie. Questi sono dati che ce li possono dare soltanto gli istituti bancari. L'ABI, che naturalmente se glieli chiediamo noi, questi dati si trinceranno in 3 nanosecondi sulla riservatezza, sulla politica industriale, sulla riservatezza dei eccetera eccetera. Benissimo, c'è un ente, chiamiamolo così, che li può chiedere questi dati e può fare l'incrocio dei dati per capire quante transazioni bancarie si muovono dall'estero verso l'Italia e che passano attraverso i cosiddetti paradisi fiscali e le società offshore in particolare. C'è un solo ente che può fare, la Commissione Parlamentare Antimafia. La Commissione Parlamentare Antimafia ha, per legge, istituita ogni legislatura per legge, ha i poteri della magistratura. Ed è l'unica che può andare a chiedere, può fare uno studio, può andare a chiedere all'ABI e a ogni singolo istituto bancario questo tipo di dati, e loro non si possono opporre. Secondo me faremo delle scoperte incredibili. Seconda proposta, tutta la criminalità passa attraverso quello che è il settore degli appalti. Bene, incominciamo a chiedere, perché quelle che sono le stazioni appaltanti, ieri Report, voglio dire, chi ha visto Report ieri ha già capito, insomma, poi vi lascio la curiosità di andare a vedere la puntata di Report ieri che parlava delle grandi stazioni appaltanti, no? Chi gestisce 40 miliardi di appalti in Italia, chi è l'amministratore, voglio dire, di questo organismo. Bene, chiediamo l'anagrafe pubblica degli appalti, chiediamo che ogni appalto sia non soltanto sia pubblicato su internet ente per ente, perché questo lo fanno già nel bando, ma a me cittadino, o attenzione, al giornalista d'inchiesta o al sindacalista, potrebbe essere molto interessante andare a vedere il fascicolo dell'appalto. Se facciamo una spesa per un'opera pubblica, perché quei dati tu devi avere un interesse diretto per andare ad analizzare quei dati? Sono di interesse collettivo. E allora, per quale motivo non possiamo visionare chi ha partecipato alla gara d'appalto, quali sono i nomi di queste società, a chi appartengono queste società? Anche su questa possiamo fare delle scoperte incredibili. Ultimissima cosa, vi rubo soltanto altri 20 secondi,
Noi abbiamo un nostro calabrese illustre che si illustra, che si chiama Migniti, l'onorevole Migniti, che governa un settore molto delicato, che sono i servizi. Bene, suggeriamo a Migniti, voglio dire, nel settore dei servizi magari potrebbe trovare qualche collaborazione, magari pure remunerata, fra i bancari per fare delle sanissime, in questo caso, delazioni nei confronti di tutti i mafiosi e draghetisti che noi, agli sportelli bancari, conosciamo bene chi sono. Grazie. Proseguiamo. Proseguiamo con gli interventi. Io ho la signora Bertuzzi. È un mio refuso personale, ma non ti racconto perché. Minniti, Marco Minniti, sottosegretario del servizio. Minniti, un altro. Allora, colleghi e colleghe, vabbè, intanto ovviamente il profilo di questa riunione è assolutamente incentivato per altri discorsi che sicuramente dovevano vedere anche le confederazioni qui presenti, perché voglio dire, parlare di questi argomenti e non avere vicine le segreterie regionali delle confederazioni, insomma, è un attimino, poteva essere un'opportunità per avere un quadro un po' più completo. Io invece mi soffermo e ne approfitto di questa riunione che, appunto, come diceva il collega della FAPI, esula da quelle che sono le contrattazioni, i contratti, eccetera, per fare un attimino un po' invece un discorso un pochino più basso, perdonatemi, ma penso che questa è la mia esigenza di questo momento. Cioè, io vengo da Monte dei Paschi, l'ultimo piano industriale, la chiusura di 500 sportelli, stiamo osservando nel nostro territorio ormai la desertificazione di sportelli bancari e postali in diversi comuni, al di là dell'aspetto di posti di lavoro che vengono meno nel nostro territorio, che già purtroppo piange di suo, da qui a qualche anno vedremo interi comuni che non avranno né il servizio postale né il servizio bancario. Qui nasce il problema di, appunto, chiedere al governatore della nostra regione un piano rispetto al fatto al quale oggi un servizio essenziale che viene dato dalle banche e dalle poste viene meno ai nostri cittadini, perché è ovvio che il discorso usura è collegato, perché se il cittadino non sa dove rivolgersi da un istituto competente dovrà ovviamente organizzarsi in altro modo, ma il problema è che il nostro governatore non stia valutando questo aspetto, che invece altre regioni, no, provengo, ripeto, da Monte dei Paschi, la Toscana ha fatto un piano con il governatore della regione, dove sono seduti a tavoli, ovviamente unitariamente tutte le sigle, proprio per discutere sull'accesso al credito, sulle chiusure delle banche, su tutti quei mezzi che possono in questo momento creare un problema dopo la crisi di tutti questi anni. Sicuramente la Toscana non è, voglio dire, una regione povera che ha necessità di avere queste sollecitazioni, eppure il governatore di quella regione sul credito ha voluto porre un preciso piano. Quindi ritengo che se questa è una fase di proposta, chiedere al governatore un piano di lavoro con le sigle delle categorie non sarebbe assolutamente inopportuno, anche perché questa chiusura degli sportelli ci viene giustificata dalle banche con questo problema della digitalizzazione, quando poi osserviamo studi di settore dove praticamente nel meridione, non in Calabria, le operazioni on banking o contanto sono pari a 30 operazioni all'anno pro capite per cittadino, quindi tutto sul problema della digitalizzazione che ci stanno vendendo ovviamente non tiene. Mi approfitto sempre di questo tavolo di lavoro per parlare di un altro problema, che è quello delle pressioni commerciali. In questi giorni abbiamo potuto assistere purtroppo alla notizia di colleghi del Banco di Napoli colpiti da missili di garanzie per la vendita dei derivati. Anche questo deve essere un problema che la nostra regione può affrontare come categoria rispetto al fatto che
meno sportelli ci saranno, più pressioni di vendite di prodotti dal banco, e il servizio primario, che è quello del credito, assolutamente passerà in secondo piano. Quindi intanto un segno di collaborazione, di sostegno a questi colleghi del Banco di Napoli che sono capitati ora, ma in questi casi ne avremo sicuramente a decine in ogni filiale da qui a poco, perché come inizia un imprenditore a sapere che può, tra virgolette, recuperare delle risorse finanziarie facendo delle cause del genere, praticamente si muovono tutti. Quindi ci troveremo tutti noi che siamo dietro a degli sportelli a vendere dei prodotti, ad avere delle cause personali sul penale e non i grandi istituti di credito. Quindi sicuramente anche sulle pressioni commerciali vorrei dire a questo tavolo che magari un'organizzazione, che un piano di lavoro che possa concentrarsi nel sostenere questi colleghi di qualsiasi banca, che ormai sono a livelli assolutamente di intolleranza, secondo me non potrebbe, voglio dire, essere da meno da una regione dove le organizzazioni sindacali sono così vive e così presenti. Grazie. Allora, grazie. Io una piccola espressione mi viene da farla. Cioè, credo che prima degli interventi, secondo me, infatti ringrazio entrambi i colleghi, perché siamo andati da un'analisi più suggestiva del collega che mi ha interessato molto ad andare nel concreto. Io credo che se continuiamo in questo modo, probabilmente alla fine riusciremo anche a trovare delle formule per cui proporre sia alle istituzioni che alle banche qualcosa. Io continuo, c'ho altri due interventi segnati, se ce n'è qualcun altro magari da sempre, dimmi il nome, perdona. Tommaso Chioggia. Allora, anche utilizzo sempre i nomi, diciamo gli appellativi che ritengo in questa assemblea unitaria di organizzazione sindacale dovrebbero, ecco, anche caratterizzarci. Allora, io cari compagni, Io compagni e compagni, amici ed amici, penso che il tema di cui oggi insieme stiamo discutendo, e cioè quello dell'accessibilità al credito e della difesa della legalità, rivesta particolare importanza soprattutto se riferito alla nostra regione. Il trend che misura la presenza di sportelli bancari in Italia e in Calabria fa rilevare oramai da diversi anni solo valori negativi. In compenso si è andato consolidando sempre più il potere e l'influenza dell''ndrangheta, che continua a rimanere l'organizzazione malavitosa più forte, più pericolosa e più potente tra le diverse mafie. Il tasso di usura, come diceva bene il mio segretario generale, negli ultimi anni nella nostra regione è più che raddoppiato. E che dire del fenomeno del riciclaggio? Le piccole imprese artigiane cessano e aprono incontro grandi centri di distribuzione, l'edilizia pubblica, così come ha detto bene, mi è piaciuto l'intervento di Marco, è ormai inesistente, annientata dall'edilizia privata speculativa. E infine, per stare più vicino a noi, alla chiusura delle esigine di sportelli bancari e postali, cui faceva riferimento Antonella, fanno eco di conto la nascita giornaliera di finanziarie di ogni genere e tipo. Cosa determina tutto ciò? Determina, facendo un parallelo con quanto affermava più di 5 secoli fa il mercante e banchiere inglese Thomas Gresham, secondo il quale la moneta cattiva scaccia quella buona, che l'economia sana venga distrutta dall'economia malsana. A tal proposito vorrei aprire una piccola parentesi. Ben ha fatto, secondo il mio parere, attraverso la legge 186 del 15 dicembre 2014,
introdurre il governo il reato di autoriciclaggio. Solo che penso che ci sia stata una svista in questa legge, ovviamente lo dico in maniera retorica, cioè la stessa legge, e questo si può appurare, afferma testualmente che non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni e le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. Che vuol dire in parole semplici e povere? Vuol dire che se io riciclo per mio godimento personale non sono perseguibile. Commetto reato solo ed esclusivamente se riciclo per gli altri. Perdonatemi, ma trovo questa cosa di poco aberrante, oltre che priva di senso. Ritengo che non sia una cosa bella affermare che i bancari, come ultimamente ha fatto il nostro Presidente del Consiglio, e gli sportelli bancari sono nel nostro paese troppi. Primo, perché si tratta di una pura e mera falsità, utilizzata solo per motivazioni di natura propagandistico-elettorale. Secondo, perché ritengo che la questione bancaria non rappresenta, come diceva sempre bene Gennaro prima, non rappresenti solo una questione economica e finanziaria, ma anche e soprattutto una questione sociale. Penso sia giunto il momento di dire, dati alla mano, non con spot elettoralistici di basso populismo, la verità. Primo punto, secondo gli ultimi dati della Commissione Europea, Eurostat e Banca d'Italia, sì, il numero degli sportelli in rapporto ai principali paesi europei e il numero degli addetti pone il nostro paese in condizioni meno squilibrate di quanto falsamente sostenute. La riduzione degli sportelli ci mette in linea con la Germania, -9% in 5 anni, mentre la vicina Francia ha avuto una riduzione di solo 2 punti percentuali. Il rapporto abitanti sportelli ci colloca in una posizione intermedia. Per ciò che riguarda i dipendenti, quest'ultimi sono passati, sempre in Italia, dai 316.360 del 2011 ai 298.575 del 2015. In Germania, con 646.400 dipendenti, siamo oltre il doppio di quelli italiani, con solo il 25% di abitanti in più. La Spagna, che pure ha avuto un maggior calo di addetti, vanta ancora un rapporto abitanti-lavoratori bancari del 15% più elevato. Secondo punto, le banche, e questo vale soprattutto per il nostro territorio, non solo svolgono un ruolo fondamentale nel processo di sviluppo economico, ma costituiscono un vero e proprio presidio di legalità nei confronti della criminalità organizzata. Un imprenditore, mi viene in mente, che ha la voglia, le capacità e le potenzialità per dare avvio ad un'iniziativa economica e quindi creazione di posti di lavoro, reddito, opportunità, possibilità di innescare un processo di sviluppo economico virtuoso, è possibile che debba approvvigionarsi dal mercato parallelo del credito? Come diceva bene sempre Antonella, ci sono realtà dove non esiste uno sportello bancario in un raggio di decine di chilometri, e stessa cosa sta avvenendo da qualche tempo anche nelle poste, anch'esse interessate da piani di riduzione di sportelli e di addetti. Penso quindi, infine finisco, che tutti noi come organizzazione sindacale dobbiamo impegnare tutta la categoria, a tutti i livelli, ad assumere una posizione forte, decisa su questi temi. È necessario e fondamentale. Bisogna porre fine a questo stillicidio economico e sociale, consapevoli che una finanza buona, non quella speculativa, quella che guarda alle persone, ai soggetti, agli individui, all'economia reale e non ai mercati, può rappresentare non solo un argine all'economia criminale dilagante, ma anche e soprattutto un'opportunità di rinascita, di sviluppo e di crescita, non solo per la nostra martoriata regione, ma per l'intero paese. Grazie. Allora andiamo avanti subito perché stiamo iniziando ad avere diverse iscrizioni. Calabro. Buongiorno a tutti. Il mio non è un intervento vero e proprio, ma sono stato già puntualato dai primi due interventi abbiamo più che altro due appendici. Mi riferivo al primo quando ho fatto il passaggio su quelle che sono le segnalazioni, perché ovviamente dovremmo dar corso alla segnalazione delle operazioni sospette, soprattutto sulla tutela, che può essere più o meno rivolta a noi. Parlo per esperienza diretta, a parte qualche caso quando ho lavorato a Gioia Tauro, in cui sono stati mostrati poi a
agli imputati direttamente le segnalazioni fatte da, questo insomma è una responsabilità in questo caso della magistratura o comunque degli organi inquirenti. E c'è l'altro aspetto che è quello anche della segretezza di queste segnalazioni col passare del tempo e quindi anche, come dire, con l'eredità che magari dal responsabile filiale al responsabile di filiale si lascia e che dovrebbe comunque garantire, perché la legge questo prevede, che dovrebbero essere fatte nella massima segretezza e quindi riservatezza. Così non è, perché poi chiaramente nessuno sa e poi chi prenderà il seguito, e spesso anche questa esperienza diretta magari il collega che vuole farsi bello nei confronti del cliente lo mette al corrente che questo è stato in passato oggetto di segnalazione da parte di altro collega. E su questo chiaramente sono gli istituti di credito invece che devono intervenire trovando un sistema e informatico e pratico per mantenere questo tipo di segretezza. E l'altro spunto invece è dalla collega, quando tristemente ha fatto cenno alla vicenda che sta riguardando i colleghi del Banco di Napoli, specificatamente riguardo un'operazione sui derivati, azione che parte da la denuncia di un cliente fallito, per cui poi si dà evidentemente molto più credito a chi fa un fallimento che magari a te con dei. Però il punto è soprattutto sulla legge della responsabilità sociale. E allora io questa vicenda, e ci sono anche due colleghi di Reggio che sono interessati, che sono indagati e che sono stati rinviati a giudizio, che specificatamente entrambi hanno fatto gli specialisti sui derivati, sia per allora Intesa e l'altro per Banco di Napoli, e che in qualche maniera avrebbero dato consulenza su questa operazione. La cosa che ha fatto impressione è sapere da uno di loro che durante l'interrogatorio fatto dalla finanza, a un certo punto questo ufficiale della finanza, che poco capiva fra l'altro dell'operatività in se stessa, perché parlava di una forma assicurativa, cioè fra l'altro non tenendo conto che un'operazione con un capo sul derivato che è solo a protezione è una cosa ben diversa, ma alla fine un po' stufo anche cercare di seguire nel ragionamento tecnico della cosa, dice sì, ma lei mi deve dire quanto ha guadagnato questa operazione, cioè come se il collega in persona si fosse messo i soldi in tasca. Allora qui subentra un altro tipo di problematica, che è quella sulla legge sulla responsabilità sociale d'impresa, perché evidentemente questo tutto tutela meno che i lavoratori. Cioè su un'operatività del genere, semmai le indagini della magistratura dovevano andare sull'impresa, invece ha colpito i singoli operatori, che fra l'altro, cioè i lavoratori della banca che certamente non lavorano in proprio, cioè sono figure ben diverse da quelle dei promotori finanziari. E quindi credo che su questo, io proprio prendendo spunto da questo, mi ero fatto, come mi ero già ripromesso nelle varie sedi, no, anche di discussione sindacale, di portare quindi in questo caso alle segreterie regionali, che spero si facciano carico, questo le segreterie nazionali, comunque di interessare anche il governo, eventualmente il Parlamento, sul fatto che evidentemente qualcosa qui non funziona. È vero che risponde la legge italiana ad una direttiva del 2014, la direttiva 95 della Comunità Europea, però se questi sono i risultati, per quanto noi abbiamo fatto anche corsi interni per comprenderla, questa legge che sembrava nascere con altri scopi, che dovessero essere della responsabilizzazione anche degli aspetti commerciali della cosa, nella pratica evidentemente non funziona così, che quindi forse qualche correttivo dovremmo chiedere. Grazie. Però io ritengo di dire una cosa che è comune a tutti noi, evidentemente la situazione sollevata è assolutamente da me non granché conosciuta, ma approfondirò immagino dagli altri ancora di più, e quindi evidentemente la segreteria regionale si faranno carico di approfondire questi temi, prevalentemente perché interessano colleghi, e di più per il discorso anche di vedere se si riesce a trovare delle soluzioni. Tenete conto che per quello che riguarda le pressioni commerciali comunque c'è un tavolo aperto a livello nazionale, immagino che le evoluzioni le sapremo nei prossimi giorni. Io andrei avanti con gli interventi, c'è scritto Chiodo.
buongiorno a tutti. Mi corre l'obbligo di ringraziare le segreterie regionali per questo, per questa giornata di lavoro, perché credo che il taglio che è giusto dare è come giornata di lavoro per contribuire, per dare un contributo, ognuno dalla postazione in cui si muove, alle segreterie regionali per aggiungere un documento e aprire un tavolo, una piattaforma per aprire un momento formale di confronto permanente con la Regione Calabria sul terreno del credito. Credo che questa sia una metodologia giusta, nel senso che le segreterie regionali hanno fatto bene a chiamare, no, a una discussione il compito di ciascuna organizzazione. Grazie. Allora, poiché questo è il taglio che voglio dare, mi metto in una posizione di contributo con i limiti che ha, certamente, di cui vi chiedo scusa, magari se nella loro semplicità non saranno valore aggiunto proprio eccessivo, però mi muovo per flash. Io credo che la Regione Calabria deve essere posta davanti intanto ad un primo aspetto. E il primo aspetto, già percorso da chi mi ha preceduto, è il problema della chiusura delle filiali. Lo diceva la collega Bertuzzi. Guardate, se si apre questa discussione, è una discussione che apparentemente parte su un terreno, no, di costi income e robe del genere. Però se io mi chiudo una filiale e questa filiale trasferisco il personale su altro, e poi su quell'altra filiale dove c'è trasferito il personale incomincio a capire che i costi economici di quella filiale non ci stanno, né chiudo altre. Cioè il problema del chiudere una filiale non è un problema di venire incontro a un recuperare dati di redditività. La chiusura della filiale non soltanto è un presidio di democrazia che viene meno, perché guardate, in Calabria stanno avvenendo due fatti gravissimi, lo diceva mi ha preceduto, si chiudono gli sportelli delle poste, si chiudono gli sportelli bancari. Guardate, in Calabria questo è l'humus, è, come dire, il più fecondo concime naturale che l'usura può vantare. Noi in Calabria, prima ancora del credito, siamo un problema, ed è l'usura. Io mi metterei nelle condizioni di dire, apriamo un tavolo sull'usura in Calabria, dico in termini paradossali, ma per dire che ancora in Calabria c'è l'usura. E se io chiudo le poste, e se io chiudo le banche, guardate, non c'è altro che poi mi resta. Gli apparenti porta a porta promotori, che spesso e volentieri, io chiederei alle segreterie regionali di capire in questi ultimi decenni quanto sono le finanziarie aperte in Calabria sotto vari aspetti, sotto tutti gli aspetti. Quindi è un primo elemento che offre una riflessione. Non è soltanto un problema che riguarda le categorie in termini di occupati o non occupati, la ricaduta del presidente, è un problema del presidio democratico, perché, proprio chi mi ha preceduto, alcuni strumenti, per la verità andare larghe, molto deboli, comunque il presidio dei movimenti contatti ci sono, se mi vengono meno quelli, vuol dire che c'è un altro veicolo. L'altro aspetto che credo la Regione Calabria debba prendere in considerazione è il credito rispetto alla composizione della sua popolazione. Noi dobbiamo ragionare, noi parliamo di credito, ma è un credito indistinto. Cioè se le nuove generazioni vanno via, e noi abbiamo dei dati, credo che insomma, in questo abbiamo fatto uno sforzo ad aprire, di dare degli spunti. Cioè se il dato delle generazioni con strumenti, capacità e conoscenze professionali che potrebbero essere nuovi soggetti di start-up vanno via, le famiglie affondano, le imprese, se va bene, stanno sullo stallo, io credo che il credito si debba porre il problema di quale è il credito. Cioè è un credito, cioè basta parlare di credito o mi devo cominciare a capire come andare ad individuare col sistema un intervento sulla mia regione. La mia regione, se si viene spopolata dalle nuove generazioni,
il credito dove deve andare? E lo comprendiamo, il credito a questo punto è un credito alle famiglie? No? Sì e no, mi sono già... è in qualche modo tamponare e strutturare i debiti. Cioè, se pensate, noi in Calabria l'operazione del credito lo facciamo sulla struttura, per andare a strutturare o a, come dire, in qualche modo a tamponare le valanghe ormai di credito deteriorato con un ulteriore credito, oppure qualche sostegno alle famiglie. Strategicamente, un punto di domanda: ma queste cose la Regione Calabria e l'organizzazione in Calabria con chi va a discutere? Dal momento che il nostro sistema creditizio già ormai in Italia, se va bene, due teste ancora. Se va bene, due teste. Il resto è tutto fuori. Cioè, noi dobbiamo partire da un dato. Noi parliamo di un credito in Calabria dentro un sistema che ormai è sempre meno un sistema del connotato nazionale, non perché sono un nazionalista, ma questo è. E con controparti, allora, alla Regione Calabria anche questo profilo io lo andrei a sviluppare. Perché guardate, qui in Calabria, se voi andate a vedere, la Regione Calabria dovrebbe essere informata. Io credo che un ente politico di questo livello dovrebbe avermi per fatti suoi dati. Però credo che noi una mano gliela possiamo dare. Quanto è il volume commerciale di titoli negoziati in Calabria? Cioè, io ho l'impressione che in Calabria noi abbiamo due aspetti. Da una parte, masse ingenti di sofferenza, e dall'altra parte ho l'impressione che nella stanza dei Borsini forse c'è più movimento lì che a Manhattan. Ed è una cosettina che la vorrei indagare. Cioè, noi abbiamo dei movimenti dentro i bar, e lo sappiamo, no, in cui ci sono movimenti. Allora, secondo me sarebbe interessante capire in Calabria qual è il volume commerciale che i grandi gruppi vengono ad operare qui, per chiudere due cose. Guardate, il fatto del Banco di Napoli non è un fatto isolato dei colleghi aggrediti dai clienti. Credo che tutti quanti avete un po' seguito in questi mesi la vicenda del gruppo della Banca Popolare di Vicenza. Il gruppo della Banca Popolare di Vicenza in Calabria si chiama Banca Nuova. Bene? In una regione come la Calabria, qualcuno mi deve dire se è poca o se è molta quando vengono bruciati circa 23 milioni di euro. 23 milioni, non è che si sta discutendo. Cioè, in una regione dove la Calabria, dove per un milione bisogna portare migliaia di persone in piazza per mesi per avere un milione di sostegno alle infrastrutture e roba del genere, uno poi ne brucia 23 attraverso un'operazione commerciale. La regione Calabria vuole aprire un'interlocuzione con i grandi gruppi e dire che in Calabria sta diventando terra di scorribande e di aggressione al risparmio, perché anche di questo si tratta, con una piccola parentesi, e qui chiudo definitivamente. Noi dobbiamo essere organizzazioni sindacali propositive che stanno su un terreno di riflessione e di proposte. Dobbiamo andare su un terreno di conoscenze e di analisi, perché probabilmente questa regione, questo settore non lo conosce affatto, però proprio perché siamo un esecutivo, un assise di operatori del settore, una cosa la dobbiamo dire, perché se no siamo ipocriti. Le pressioni commerciali, tutte quelle che volete, e le minacce, tutte quelle che volete, però attenti, perché le pressioni commerciali sono conto. Quando poi sottoscrivi ad un vecchio di 82 anni migliaia e migliaia di euro per un'altra cosa. È un'altra cosa, colleghi. È un'altra, io la chiamo in un altro modo. Quando tu ad una persona gli rifili 100.000 euro di un'operazione, quella non appartiene alla questione commerciale. Quella è indifendibile. Quella è indifendibile. Io lo dico per questa è una posizione mia personale, di cui vi chiedo scusa se magari non è controllata. Ma credo che davanti a queste cose noi non possiamo fare gli stupidi.
noi dobbiamo andare ad uno scontro dentro i vari livelli delle aree, delle aree competenti, no, le aree meridionali dei vari gruppi, apriamo delle vertenze forti sulle pressioni commerciali, facevi di riferimento ad una... Io vengo da un'esperienza, sono nella, l'abbiamo definita osservatorio di clima nel gruppo popolare di Vicenza, guarda caso, sono nell'esecutivo della presidenza di questo osservatorio, insieme al collega della Fabi, altra persona squisita, veramente. Noi, guarda caso, questa commissione, da 3 anni l'azienda ce l'ha inchioda sullo statuto. Guarda caso, da 3 anni ce l'ha inchioda sullo statuto. Allora, questa cosa qui, se la Regione Calabria vuole fare anche un monitoraggio di quella che è oggi, il movimento commerciale, il movimento titoli, per capire anche la forbice che c'è fra lo scompenso del credito deteriorato da una parte e il tracciato commerciale dall'altro, sarebbe anche interessante, perché questo forse farebbe venire fuori un pezzo di economia che tutti quanti fanno finta che non c'è. Grazie. Trovo il tuo contributo, collega, non assolutamente utile. Tu all'inizio e nel seguito intervento dicendo un umile contributo. Assolutamente tutti i contributi sono utili a questa nostra riunione. Penso che alla fine, grazie a voi, forse tireremo un po' le fila di quello che è questa riunione, che io trovo già abbastanza interessante. Continuiamo. Pino Marano. Mi sentite? Grazie. No, io sono Pino Marano della Fabi. Io ringrazio i colleghi che mi hanno preceduto, soprattutto perché mi hanno parzialmente illuminato, perché in un esecutivo regionale o in un consesso, in un convegno o in un congresso, quello che sia, non ci si può illuminare su argomenti che si conoscono poco. E io conosco poco di mafia, quasi niente. Quindi i colleghi che hanno dato, diciamo, alcuni numeri su infiltrazioni mafiose in Calabria, io li ringrazio e con me stesso prendo l'impegno di approfondire molte cose che sono anche sotto i miei occhi. Io sono di Cosenza, quindi le costruzioni le vedo e quindi voglio dire le alcune cose le so, ma so molto di più invece che io, da quando faccio questo mestiere di sindacalista, come tutti voi, io sono convinto di poterlo fare io con onestà e di poter difendere nella parte amministrativa dei lavoratori bancari l'onestà del 99,99% di chi sta ad uno sportello operativo. Perché io sono convinto che se noi andiamo a ricercare sempre e comunque il peccato originale o il peccato o l'infiltrazione mafiosa, ci dimentichiamo dell'originale innocenza, cioè di persone che stanno ad uno sportello a guadagnare decorosamente ed onestamente uno stipendio, nonostante si trovino in paesi o città ad alta infiltrazione mafiosa e a dover rispondere magari direttamente a minacce chiare o velate. E qui, ringraziando le persone che hanno organizzato questo esecutivo nel regionale su questi argomenti, che sono certamente quelle dell'infiltrazione mafiosa e quella del deterioramento anche del credito nella nostra regione, io sono assolutamente convinto che il deterioramento del credito della nostra regione non è dovuto agli operatori di sportelli, ai lavoratori amministrativi
tante volte, o in tutte le volte, neanche a, a funzionari o a quadri direttivi, ma ben più ad alti livelli. E ringrazio anche chi ha voluto riportare poi, da un discorso molto puntuale, molto ben informato, molto sui numeri delle infiltrazioni mafiose, ad argomento più prettamente bancario. E qui vengo al punto, o a un punto. Io non ho bisogno di microfono perché grido, ma non vorrei che fosse la voce di Giovanni Battista indegnamente, che gridava nel deserto e nessuno lo stava a sentire. Chi sono i nostri interlocutori? La regione? Boh, non credo. Qualcuno nominava, non Menniti, Minniti, sottosegretario ai servizi, non servizi, servizi segreti, è altra cosa. È altra cosa che io vedo, per quello che vedo, nulla fa. Nulla fa. E allora, chi sono i nostri? La regione, Marco Minniti, nella sua funzione di sottosegretario dei servizi segreti, è chiaro. La regione, che tra le altre cose si è fatta fuggire da 20 anni a questa parte le direzioni delle maggiori banche che gravitavano e producevano nell'ambito della nostra regione Calabria, delle nostre province. Parlo dell'ex Carica, da cui appartengo. Io sono un dipendente di Carica, oltre che un responsabile della fabbrica, dell'ex Carica, Carime, ancora Carime, poi si chiamerà in altro modo. Poi si chiamerà in altro modo. Beh, parliamo di una banca che aveva in Calabria il 75% della clientela nel 1946, non 100 anni fa, nel 1996-97 fino al 2000, per perdere poi fino ad arrivare al 25%, più o meno. Allora, mi chiedo ancora, noi abbiamo organizzato in momenti topici assemblee anche pubbliche, a cui abbiamo invitato anche politici perché ci ascoltassero, perché ci hanno tagliato il 30% dello stipendio. E questo non parlo dell'ex Carica o di Carica, parlo per tutte le banche, che sia Monte Paschi, ahimè, e l'ahimè non è casuale, o che siano, diciamo, tutto il sistema bancario in crisi. E allora io vorrei che, se si parla di infiltrazioni mafiose, questo sia uno spunto nobile per organizzare un congresso dove ci siano Gratteri, Spagnuolo, un convegno. Grazie. No, non cambia il suo vocabolario. Dove ci siano persone che hanno da dirci, con cognizione di causa, numeri, e hanno, come dire, indagini in corso, con cognizione di causa. E io vedevo in televisione, ad esempio, il procuratore della Repubblica di Cosenza, ma anche Gratteri, che diceva: la mafia a Cosenza è strana, è una mafia che pare che non ci sia, forse è una mafia nobile che si infiltra talmente bene nel sistema da nascondersi. Da altre parti è una mafia molto più evidente, è un'andrangheta molto più evidente. Questo ci interessa, in quanto noi siamo lavoratori bancari e sento dire, e ne sono convinto anch'io, in gran parte dalle isole Cayman, ma non c'è bisogno di andare neanche alle isole Cayman, in Italia stessa ci sono infiltrazioni che non si discutono in uno sportello bancario, si discutono nei salotti buoni della finanza italiana e non alle isole Cayman. Allora dobbiamo stare attenti come bancari, come sindacalisti bancari,
a far sì che lì dove si organizza un congresso, convegno, una riunione, una partita di carte, cioè, qualsiasi cosa, dove siano presenti le istituzioni forti che si occupano di contrastare la mafia, a non far confondere, perché poi i titoli derivati, i prodotti derivati tossici, vengono accusati poi gli operatori di sportello, vengono accusati, voglio dire, i funzionari, le persone che prendono, diciamo, ordini dall'alto per poter piazzare un titolo, diciamo, derivato, rischiosissimo, dove poi il cliente perde gran parte, se non tutti, i risparmi investiti. Concludo. Non vorrei che in una situazione pubblica si aprisse un riflettore e questo riflettore illumina solo noi lavoratori bancari. Noi lavoratori bancari dobbiamo difenderli, dobbiamo difenderci e dobbiamo difenderli, perché io ne sono convinto, e ne sono convinto per esperienza, come tutti voi del resto, dell'onestà di chi sta dietro uno sportello. Quindi se si accende un riflettore, il prodotto derivato tossico non lo vende l'operatore di sportello piuttosto che l'operatore commerciale, è perché riceve ordini dall'alto. Se ad uno sportello si presenta uno che fisicamente o moralmente ha una pistola in mano, non è colpa dell'operatore di sportello se sottostà delle regole, è colpa di una società, soprattutto da noi, dove la violenza è una virtù, l'onestà no. Vi ringrazio. Pare che si sta accendendo, quindi abbiamo diversi interventi, quindi invito i prossimi, e purtroppo devo fare con mio amico Mario, che è un organizzatore. Fino a quando ha guadagnato era regalo. Scusa Mario, ti chiedo una cosa, siccome il collega è praticamente abbastanza dentro questa situazione, no, però io vorrei un attimo spostare, aspetti soltanto un attimo, l'importante è che è importantissimo, però io vorrei un attimo tornare sugli aspetti più stringenti della nostra riunione di oggi, e voglio nel mio intervento partire e chiudere con la riunione di oggi, facendo però una breve panoramica sui perché di questa riunione e sulle quelle che secondo me, e credo anche secondo i miei colleghi segretari del giornale, quando abbiamo deciso di organizzare questa giornata, siano le finalità di questa giornata. Allora, io sono veramente contento che ci sia, dopo tanto tempo, un'iniziativa unitaria delle nostre organizzazioni in Calabria e nel nostro settore in Calabria, e sono veramente, ero certo che, come dire, il livello della discussione sarebbe stato alto, e la giornata di oggi sin qui mi ha confermato questa mia certezza. Veramente sono contento di come finora si sono svolti i lavori e del livello degli interventi, non avevo dubbi, e quindi questo, come dire, rafforza in me la convinzione, la certezza di aver fatto una buona cosa e che questa è la strada giusta che noi dobbiamo seguire se vogliamo veramente fare la nostra attività. Cioè, io credo che tutti noi all'interno della nostra azienda svolgiamo egregiamente, ognuno con i propri pregi, con i propri difetti, con il proprio carattere, eccetera, il nostro ruolo di rappresentanti sindacali della categoria, però noi abbiamo, come dire, anche l'obbligo di allargare gli orizzonti oltre, diciamo, l'ambito aziendale della singola RSA, del singolo gruppo ordinamento, del singolo gruppo, per cercare anche da dirigenti territoriali
di alzare lo sguardo su quella che è la nostra realtà sociale che ci circonda. Cioè nel momento in cui io da segretario di SAS sono diventato dirigente territoriale, mi sono posto la problematica di cosa potessi fare io nel mio piccolo per il territorio per il quale svolgevo un ruolo sociale, che era quello di segretario provinciale, poi segretario regionale, per di più all'interno di un sindacato confederale, quindi con una visione a 360 gradi. Allora, la prima cosa sulla quale noi ci dobbiamo soffermare, e molti di voi lo hanno detto, è il momento che vive l'economia calabrese. Nel 2017 è iniziata la crisi, dal 2017 al 2013 il PIL regionale è sceso di più del 14%, 14,6, 14,7, nel 2014 la tendenza si è invertita e il PIL è aumentato dello 0,2. Nel 2015 il segno più è proseguito e il PIL è aumentato dello 0,1. Cioè in questi ritmi noi per recuperare il gap e tornare alla ricchezza pro capite del 2007 ci metteremo 50-60 anni. E allora, come dire, questi dati ci aiutano a capire dove dobbiamo andare. Impieghi e raccolta. Nel 2008 noi come WIC abbiamo fatto un convegno a Vipo con alcuni professori universitari dell'Università della Calabria, rappresenta anche l'assessore regionale al bilancio dell'epoca e altri importanti, e ci fu, come dire, spiegato che la polemica che noi spesso facevamo erroneamente di dire che le banche drenavano il capitale e il risparmio in Calabria per andarlo a investire altrove era sbagliata, perché dati alla mano, ci tirano fuori le relazioni di Banca d'Italia, in quel momento nel 2007 gli impieghi bancari in Calabria superavano la raccolta bancaria in Calabria, quindi era un mito che si sfatava. Poi dai nostri pulpiti dicevamo che le banche vengono qui, drenano il risparmio, investono in Lombardia. Non era vero, investivano più di quanto raccoglievano. Però questa tendenza con la crisi è andata scemando. In questo momento, nel 31-12 del 2015, gli investimenti, gli impieghi bancari sono 19 miliardi e rotti, la raccolta è 23 e rotti, più ci sono circa 6 miliardi e rotti in raccolta indiretta. 6 qualcosa. E che succede? Qual è, però, giustamente qualcuno prima lo diceva, qual è la qualità di questi impieghi? Gli impieghi sono fortemente diminuiti nel corso della crisi, negli ultimi anni si stanno leggermente riprendendo, ma quello che supporta la crescita degli impieghi sono i prestiti alle famiglie, più in qualcosa mutui per abitazione. Quindi di fatto c'è un sostegno maggiore al credito al consumo, ma ci sono meno soldi date alle imprese, meno soldi dati per gli investimenti. I finanziamenti alle imprese continuano a scendere. Questa propensione, come dire, a supportare meno l'economia che dovrebbe creare ricchezza in Calabria è confermata da quello che diceva prima di me Antonella e altri colleghi, dal fatto che gli sportelli bancari si stanno contraendo in Calabria. Noi siamo passati da, ciò il dato, come non me lo ricordo a memoria, ma ve lo dico con certezza, da 511 sportelli nel 2004 a 458 nel 2015. Anche i bancari sono scesi da più di 4.100 unità a 3.412 unità al 31-12 del 2015. Quindi il settore di fatto non sta sostenendo o va in una direzione opposta al sostegno dell'economia, come dire, reale di questo territorio. E allora nasce, chiudete la porta per favore, e allora nasce da qui, dall'esame di questa situazione, l'esigenza da parte nostra, mia, di Gennaro, di Giovanni, di Ernesto, di vedere cosa possiamo fare noi come organizzazioni del settore rispetto a queste problematiche. E allora, cioè, noi abbiamo bisogno, dice Gennaro, di smuovere, svegliare tutti gli attori protagonisti di questo complesso mondo del credito e della finanza che in Calabria dormono. E allora quali sono le possibili, interventi che noi come qui riuniti possiamo cercare di fare sul nostro territorio?
il primo dei problemi da esaminare è un punto sul quale prima di me si sono espressi Tommaso Chiodo e il collega che mi ha preceduto, cioè il problema dell'interlocuzione. Benissimo, chi sono i nostri interlocutori? Cioè, noi in Calabria abbiamo interlocutori in primis sensibili, in secundis attrezzati per questo tipo di tematiche? Allora io vi devo raccontare la mia esperienza personale, mi scuso se scendo sul personale, ma è utile per capire. Quando sono entrato in segreteria regionale circa 10 anni fa, insieme ai colleghi della segreteria regionale ci siamo posti il problema di come potessimo fare, come dire, noi dicevamo, per volare alto, cioè per cercare di incidere sul territorio calabrese con delle iniziative. E allora abbiamo cercato l'interlocuzione nella politica regionale. L'interlocuzione nella politica regionale noi l'abbiamo trovata quasi subito, ci è sembrata quasi una cosa, come dire, di una facilità estrema. Siamo andati a parlare col governatore, col presidente della regione. Ci siamo seduti, abbiamo cominciato a parlare della crisi del credito, della diversità del credito, del fatto che le banche in Calabria stavano perdendo la testa, che la testa si stava spostando altrove, che le BCC si stavano rarefacendo, che diminuivano di numero, che erano in crisi e compagnie varie. Il governatore ci ha fatto un bellissimo discorso, un farcito di buoni propositi. Quando ci siamo salutati ci ha detto: sentite, avrei 4 miei amici che vanno cercando un posto da commessi in banca, mi potete dare una mano? Questo è stato il livello dell'interlocuzione, si è fermata lì. Sì, non faccio nomi, cognomi, ma insomma potete dire 10 anni fa che c'era circa. E dopo qualche anno, anche in virtù del fatto che stavamo organizzando il convegno che citavo prima, abbiamo cercato un'ulteriore interlocuzione. Nel frattempo, come dire, i soggetti erano cambiati e abbiamo avuto un incontro con l'assessore regionale al bilancio, il quale ci ha dato anche lui una piena disponibilità, ha visto le nostre idee, le proposte che gli abbiamo portato, però intanto ci ha disarmato dicendo: io sono l'assessore al bilancio, ma in Calabria non esiste un bilancio regionale, cosa che ci ha lasciato abbastanza perplessi. Poi ci ha spiegato, però poi ha partecipato al nostro convegno, abbiamo fatto una serie di buoni propositi, ma tutto è rimasto lì. Secondo, quindi, prima interlocuzione con la politica regionale mi ha lasciato perplesso e, come dire, non abbiamo trovato interlocuzione. Secondo tentativo, la UILCA è un sindacato di categoria della UIL, noi abbiamo pensato: se non abbiamo trovato interlocuzione nella politica regionale, forse troveremo interlocuzione nella Confederazione. E anche qua non vuole dirlo, al di là di qualche incontro con la segreteria regionale della mia Confederazione, come dire, le problematiche del credito risultavano, ecco, mettiamola sotto un aspetto eufemistico, talmente oscure ai nostri interlocutori che sostanzialmente loro ci dicevano di sì, ma secondo me alla fine non riuscivano a capire noi dove volessimo arrivare a parare. E anche il tentativo del mio segretario confederale regionale dell'epoca di coinvolgere le altre confederazioni purtroppo non ha avuto seguito, perché, ma io li giustifico sotto un certo aspetto, se tu hai l'urgenza di 30.000 forestali, se tu hai l'urgenza di Porto di Gioia Tauro che sta andando a scatafascio, se tu hai l'urgenza di 2 aeroporti che sono falliti, se tu hai l'urgenza di probabilmente una categoria di 3.400 persone in tutta la regione che ti viene a sollecitare cose molto faticose, perché le devi prima capire, poi devi calare nella parte, poi devi coinvolgere, cioè, è un po' difficile. E quindi, come dire, anche qua non abbiamo trovato, come dire, come segreteria regionale la UILCA, grandi risposte. Da qui la mia idea, e per fortuna sposata anche dagli altri, di cominciare invece un percorso unitario su queste tematiche. Ripeto, noi svolgiamo già il nostro compito in azienda, adesso abbiamo, come dire, la necessità, secondo me, di fare un salto di qualità. Cioè noi dobbiamo arrivare veramente a interloquire con le confederazioni e con il territorio, le forze sociali, le forze politiche, quello che è, per portare queste tematiche su, come dire,
sul terreno della discussione, del confronto politico, del confronto sociale. Cioè, noi non possiamo pensare che l'economia della Calabria si possa risollevare se non c'è una politica del credito adeguata. Faccio un esempio: nelle regioni economicamente più avanzate, la funzione che svolgono i consorzi di garanzia, i consorzi delle associazioni di categoria, i fondi che arrivano dalla Comunità Europea piuttosto che i fondi nazionali a sostegno e a garanzia di linee di credito, eccetera, sono cifre percentuali a due cifre. In Calabria il credito garantito è meno del 7% e solo l'1% è garantito dai Cofin. Poi ci stanno il 4% garantito da fondo sulle piccole e medie imprese, quello ci sarà medio credito, e lo 0, qualcosa è garantito da fondi nazionali o europei veicolati da Fincalabria. E qua, non volendo, tocco anche un altro tasto dolente. Fincalabria è un altro punto sul quale un'interlocuzione con la regione è indispensabile, sia dal punto di vista, come dire, sindacale della difesa di questi lavoratori, di questi posti di lavoro, ma sì, è per dare un futuro a questi lavoratori, ma anche perché Fincalabria potrebbe essere uno strumento prezioso per il rilancio dell'economia in questa regione. Quindi voglio dire, noi i campi per agire li abbiamo. E quindi torno alle finalità di questo convegno. Quindi io credo che noi abbiamo il dovere di riportare al centro della discussione politica sociale della Calabria i temi del credito. Va bene? Questi temi del credito, su questi temi del credito noi possiamo già da oggi pensare, come dire, di concepire, mettere in cantiere delle proposte. Queste proposte possono essere, faccio un esempio, andiamo a guardare quello che hanno fatto nelle altre regioni. Potrebbe essere un rilancio del microcredito, potrebbe essere un rilancio di Fincalabria come strumento, per esempio, per creare un incubatore di imprese, per finanziare le start-up, per veicolare questi fondi comunitari che vengono investiti solo in percentuali visibili sul territorio e spesso ritornano da dove sono venuti, e se li vanno a prendere i polacchi, i cechi o altri, che quelli che non riusciamo a spendere in Calabria. Si potrebbe pensare, come stanno ragionando per esempio nella vicina Basilicata, della costituzione di un fondo chiuso alimentato dalle royalties sull'estrazione dei gas naturali e del petrolio, che non sono quelli della Basilicata, ma ci sono anche in Calabria, perché con questo fondo chiuso si vadano a finanziare le start-up, si vadano a finanziare le trasformazioni qualitative delle imprese artigiane, delle imprese agricole, delle imprese che vanno a fare commercio su internet o per finanziare la costituzione di consorzi che garantiscono la qualità di questi prodotti, la creazione di marchi di qualità e compagnie varie. Quindi noi di possibilità di fare iniziative ne abbiamo. Io credo che, come dire, questa nostra riunione di oggi può rappresentare una prima tappa rispetto a concepire insieme, perché più, grazie a Dio, le intelligenze non mancano. Io l'ho visto, questi interventi sono stati tutti interventi, cavolo, di buona profondità, dove ognuno di noi ha toccato i temi che magari secondo la sua sensibilità sono più come dire, vivi e importanti, ma abbiamo spaziato, no? Allora, credo che il nostro compito sia proprio quello di porre oggi, come dire, il primo chilometro di questa lunga marcia, per usare un termine maoista, che ci deve portare a interagire, a creare qualcosa di utile per il territorio. Grazie. Allora, grazie Mario. Io ho tre iscritti, siccome i temi si seguono, se c'è qualcun altro che vuole intervenire me lo dice subito, se no magari chiudiamo per chiudo qui gli interventi, perché poi ci giunge notizia che potrebbero arrivare dei segretari confederali per dare un contributo a questa nostra riunione, quindi li faremo intervenire a fine. E adesso vi chiedo questi ultimi quattro interventi, se gentilmente riuscite a mantenere il più possibile i tempi. Il collega Gioia ce l'ha scritto da mano. Buongiorno a tutti, io sono Marco Gioia, lavoro per BNL, sono un gestore business, quindi mi occupo proprio di finanziamento
finanziamenti alle piccole e medie imprese fino a 5 milioni di euro di fatturato da diversi anni, quindi vivo proprio questa realtà dei finanziamenti alle piccole aziende dal vivo. L'ho fatto sia sulla piazza di Catanzaro, adesso da un annetto sulla piazza di Lamezia, la via Nere di Nicastro. Sono un dirigente sindacale della First CISL e con questo diciamo finito la mia presentazione. Un piccolissimo accenno, io ho letto molto per quanto riguarda il discorso della 'Ndrangheta, ho trovato gli interventi molto interessanti. Chiaramente il fenomeno, almeno è inutile approfondirlo perché è un fenomeno molto complesso. Come gli altri colleghi, volevo semplicemente portare ecco, alla conoscenza di tutti, ammesso che non lo sappiate, due elementi che mi hanno colpito profondamente. Il primo, tanto per capire il peso della commistione tra Colombia e Calabria, è un detto che hanno i colombiani, che è in lingua originale in rima, e che dice che il mondo ha paura della Colombia, i colombiani hanno paura dei calabresi. Chiaramente questo per farvi capire il livello di commistione che c'è. La seconda parte che mi ha colpito è per il discorso, l'accenno che si era fatto su Falcone, poi vengo subito al dunque. Quando Falcone disse la famosa frase basta seguire i soldi, basta seguire i piccioli, il contesto in cui lui lo disse era già quando lavorava con Borsellino nell'Aula Bunker, dove i lavori erano assolutamente chiusi e non aperti a nessun altro, proprio perché seguire i soldi vuol dire arrivare a quella fascia grigia, qui mi collego con il mio lavoro quotidiano, che è una fascia indefinita, perché fin quando noi parliamo dei colombiani ce li immaginiamo nell'immaginario comune, no? I 'ndranghetisti che fanno la spola, per esempio noi abbiamo un imprenditore del napoletano che era così bravo da costruire degli scafi che non venivano rilevati dai radar, che adesso collabora e praticamente la sua vita è stata distrutta perché lui è diventato un informatore, una persona che era stata messa alle strette, cioè dove ora mi sfuggono i nomi, però su internet trovati i riferimenti. Adesso lui vive con tutta la famiglia sotto copertura ed è sparito perché fu costretto dalla 'Ndrangheta a costruire questi scafi che servivano a fare la spola tra la Spagna, dove arrivano i carichi direttamente dalla Colombia, e la Calabria. Quindi queste sono realtà allarmanti. Potete anche trovare qualche piccolo video su YouTube, vi fanno capire questa fascia grigia che chiamo io, che io vivo costantemente nel mio lavoro. Perché la fascia grigia è una fascia innanzitutto che senza debordare nel complottismo, però ad alti livelli arriva praticamente a confondersi con la politica, l'altra imprenditoria, in maniera così indefinibile che ha dei contorni allarmanti. Nel basso invece, nella vita quotidiana, sono persone che lavorano indirettamente con il nostro settore, quindi possono essere reti terze, commercialisti, avvocati, che ecco, non hanno contezza, loro si muovono a compartimenti stagni, hanno a che fare con persone che in un sistema di scatole cinesi poi portano alla filiera di comando. Io questo brevissimo cappello perché all'interno della mia della BNL, questa è una delle proposte che voglio portare a questo tavolo, la situazione è cambiata, noi siamo francesi al 100%, non siamo più una banca italiana. Una delle poche cose positive di essere francesi è il livello di controllo che si ha sull'antiriciclaggio. Noi abbiamo un sistema di controllo rigidissimo, addirittura a volte arrivano delle mail dove chiedono delle informazioni sulla movimentazione di conto corrente. Qualora la movimentazione di conto corrente non rispetti determinati parametri stringenti, il conto corrente viene chiuso all'ufficio. A meno che non ci sia il direttore dell'agenzia o a livelli più alti direttori a salire che si assumano la responsabilità di affermare che quella movimentazione è coerente o non abbia nulla che sfugga ai controlli. Io credo che una delle cose che si possa fare a livello nazionale è chiedere a tutti gli istituti bancari di avere delle regole stringenti. Per esempio, se un tabacchino vuole aprire un conto corrente, perché è una delle realtà più difficili da controllare, in BNL noi abbiamo una verifica rafforzata che viene fatta ogni anno sulla movimentazione.
Quindi l'imprenditore, a prescindere se è affidato, ogni anno mi porta i documenti fiscali, io controllo la documentazione di entrata e uscita, faccio le percentuali dei viaggi. Se lui dichiara 1 milione di euro di fatturate sul conto, ne sono passati 1,2 milioni, mi deve giustificare quei 200.000 euro. Se non lo può fare, partono delle procedure accentrate, che quindi mi responsabilizzano, di chiusura conto corrente e chiusura dei rapporti. E questa è una, secondo me, delle cose fondamentali, perché in quella fascia grigia chi lavora sul territorio ha difficoltà a prendere l'iniziativa, perché il fenomeno dell'andrangheta fa paura. Quindi, prima che ci fosse questo controllo, è meglio finire in una inchiesta giudiziaria dove magari poi alla fine ti salvi con poco e nulla, piuttosto che mettersi contro persone che ti ritrovi al bar, al caffè, la domenica in pizzeria, che ti possono creare problemi anche soltanto di atteggiamenti per chi non è avvezzo a determinati ambienti. Quindi secondo me bisognerebbe insistere molto di più sul controllo accentrato. Ovviamente questo porta per le banche una perdita di clienti, però salvaguarda i conti correnti bancari, perché abbiamo visto come le multe che vengono effettuate per l'antiriciclaggio, BNP Paribas ne ha presa una di 13 miliardi di dollari, quindi alla fine perdere qualche cliente probabilmente salva i conti. Poi un'ultima cosa... No, se l'è presa, questo chiaramente è un'attività collaterale, ha commerciato in dollari con un paese. No, dici dove? Dollari e Stati Uniti? Sì, beh, chiaramente, per poi entriamo sì in altri. Però per dire che comunque i controlli poi ci sono su determinati. Aveva fatto delle transazioni in dollari con un paese sottoposto ad embargo, cosa che chiaramente non si poteva fare. Sì, sembra semplice, poi non c'era dolo, per quanto non c'erano dei controlli stringenti che potevano evitare questo problema. Poi un'altra cosa che volevo dire, un'altra proposta che volevo fare è, secondo me, i sindacati confederali potrebbero istituire dei corsi di formazione specifici sull'antiriciclaggio. Almeno il mio istituto, e confrontandomi con gli altri istituti, noi... Ad uno partecipai qualche anno fa e fu molto interessante, non investono sulla formazione specifica dell'antiriciclaggio, perché avere degli operatori di front office come me allarmati vuol dire ovviamente limitare non solo l'accesso al credito ma anche l'apertura dei conti correnti e tutta una serie di controlli che poi bloccano la produzione. Però credo che andare ad investire da questo punto di vista e formare tutti gli operatori bancari invece possa portare nel medio periodo una maggiore fiducia nei confronti di chi dà credito, perché gli imprenditori, come diceva il collega, il 99% delle persone che lavorano nel nostro settore sono persone oneste, così come il 99% del tessuto sociale. Quindi se noi operatori di front office sappiamo riconoscere chi vuole fare credito, chi vuole crescere, chi ha un'azienda sana e ci danno gli strumenti per farlo, anche le banche, come dire, acquistano fiducia sui loro mezzi e possono ritornare ad investire sul territorio. Ecco tutto qua, grazie. Non so, per chiamare subito Claudio. Buongiorno, sono Pier Damiano Gaudio, sono dirigente provinciale e regionale della WICA. Ho sentito delle ottime relazioni, però credo che ci sia da fare alcune piccole correzioni. Ferma restando che le aziende sono libere di fare ciò che vogliono, perché l'iniziativa privata è libera in Italia, credo che la nostra funzione debba necessariamente porre dei limiti temporali e di strutture all'evolversi in maniera rocambolesca e spesso dettata dalle società di consulenza che nulla hanno a che fare con la realtà concreta che ognuno di noi vive. Mi spiego meglio. Ferma restando la loro volontà di chiudere i presidi,
quindi creano mobilità, creano esuberi. Io sono dell'avviso che bisogna cercare di farli ragionare su alcuni aspetti. Uno di questi è dato dalle sofferenze, dagli incagli che loro dicono essere enormi, salvo poi scoprire che oggi stesso sul Sole 24 Ore sono diminuiti, quindi delle due l'una. O crescono a dismisura e quindi devono essere cedute più delle volte a società comunque loro riconducibili, o ad altre società estere che vengono a fare affari in Italia, oppure vengono nascoste, polverizzate nel tempo e diluite nel tempo. Mi costa, e questo la stampa ne dà ampia notizia, che nella maggior parte dei casi le imprese e le famiglie, che in Italia e in modo particolare al sud sono meno solide e soprattutto meno patrimonializzate, sono quelle che rimborsano di più i crediti, famiglie ed imprese, sono il tessuto sano della nostra economia che noi abbiamo il dovere di difendere, al pari dei nostri colleghi, che più delle volte vengono trascinati in vicende dai contorni poco chiari, e si capisce bene, così come è successo in alcune banche salvate, che ci sono pressioni dall'alto che vogliono determinati progetti e determinati prodotti vengano piazzati a rischio e pericolo. Ve ne dico una. Mi è capitato di leggere un prospetto informativo di un'obbligazione strutturata di una banca locale che adesso è stata fagocitata, nella quale era stato scritto testualmente che il loro titolo non liquido, non sul mercato neanche secondario, era più liquido e quindi più monetizzabile di un titolo di Stato italiano. Ora, da questo prende spunto una mia idea che ho già suggerito più volte alla mia segreteria regionale, che ho l'intenzione di rifermare in questa assise, che è quella di tutelare i lavoratori di ogni ordine e grado da responsabilità e da addebiti veri o presunti che siano, per un semplice ordine di ragioni, che noi siamo solo ed esclusivamente dei prestatori di mezzo, non di risultato. Due, su quello che ognuno di noi produce, le banche ci fanno il budget. Budget che vanno sempre più avanti nel tempo a un numero ristretto di persone che fa parte dell'elite, quella stessa elite finanziaria che non solo, che spesso nasconde quei famosi titoli scortanti nella cassaforte, salvo scoprirli a distanza di tempo. E vengo al problema più grave, che è quello di Montepaschi, che rischia di fare una fine che non è dato sapere. Vengo alle BCC, che vengono fagocitate da una compagine azionaria che ha testa e sede altrove, e i cui vertici delle volte tendono in modo poco surrettizio e poco normale ad estendere la base azionaria, volendo piazzare le azioni o le obbligazioni di questa o di quella banchetta, a una platea sempre più vasta. Io credo che questa non sia la prospettiva che il sindacato si deve aspettare da queste strutture, ma bisogna esigere in tutte le sedi e in ogni luogo che i piani industriali siano confacenti con le responsabilità sociali di impresa che loro hanno sottoscritto e che reimpieghino i soldi da noi, non fingendo di dire che è più alto il rischio, quindi non investo, non ho il ritorno economico, ho le sofferenze o gli incagli, ma a spingere perché si faccia il microcredito. Io ho cercato di farlo nella mia banca, che è Intesa San Paolo, e mi costa che in banca prossima lo facciano. Però se è vero come è vero che il Carrefour fa microcredito per la spesa, io ho ragione di ritenere che ci siano i margini, che questo tema è esteso. Tanto più che le sofferenze o gli incagli, nella maggior parte dei casi, vengono deliberate da strutture che non hanno sede in loco, ma sono strutture di più alto vertice. Solo così facendo, polverizzando il rischio, polverizzando il credito, si può pensare che la Calabria, che è l'ultima a fare uno di cose dell'economia italiana, possa non solo risollevarsi, ma riscattarsi dalla criminalità e dai problemi economici.
Grazie a voi. De Santis, De Santis. Non è in sala. Buongiorno a tutti. Mi scuso per il tono di voce, ma l'influenza mi ha precedentemente agito. Allora, io sarò brevissimo nell'intervento e voglio concentrare tutto su un solo tema, che tra l'altro sono già accennato da diversi colleghi all'inizio da Antonella, perché mi sono confrontato anche durante questa interessantissima giornata con Filippo prima, e ci è venuto in mente un caso che vorrei portare all'attenzione di tutti come proposta molto concreta sul tema del clima aziendale, che ritengo sia uno degli aspetti che oggi è stato trattato, che è importantissimo, che si collega con la salute e sicurezza sul luogo di lavoro, sulle questioni commerciali, su tutta una serie di temi che interessano direttamente noi operatori bancari. Mi agitavo un po' perché mi mancava un dato per partire dal prossimo intervento, che era quello del numero dei colleghi calabresi in Calabria, nelle banche calabresi, che mi ha dato il segretario. 3.412. Proprio perché ho colto al volo nel suo intervento questo dato. E lo faccio raccontando una cosa che è stata già fatta molto recentemente nella nostra azienda, ma in un'altra regione. Io sono un dipendente del Monte dei Paschi, i nostri colleghi della provincia di Prato hanno unitariamente, tutte le sigle, pensato di analizzare quello che era il clima aziendale nella nostra azienda facendo un sondaggio anonimo. Quello che tendenzialmente spesso fanno le aziende per raccogliere loro il consenso sui clienti o a volte anche sui dipendenti, ma voglio dire che spesso noi non tanto, diciamo, assecondiamo. È stato fatto un sondaggio totalmente anonimo, quindi cartaceo. Adesso non è che sto a leggere tutte le singole domande, sono 3-4 facciate, non è nemmeno lunghissimo, però gli argomenti quelli più importanti, quindi la sensazione che si ha o non si ha sulle pressioni commerciali dirette o ai propri diretti superiori, se provengono dal diretto superiore o da strutture a sua volta superiori, quella che è la sensazione che si ha è stato distribuito ai lavoratori, sì, informatamente. Allora, questo qui io, a me sembrerebbe essere stata fatta, diciamo, sicuramente come Monte dei Paschi di Siena, però io, diciamo, qui lo vorrei allargare, cioè come proposta da fare tutti ai 3.412 colleghi che operano nelle strutture e nelle filiali della presa, a tutti i livelli, anche a quelli che comunque non sono direttamente sulla rete commerciale, perché comunque diciamo, al di là dell'aspetto di pressioni commerciali che magari un amministrativo potrebbe non subire, però c'è tutto quello che riguarda la salubrità dei luoghi di lavoro, gli orari che vengono fatti, la formazione. Mi collego all'intervento che ha fatto il collega della BNL, no? Dove si parla proprio, c'è una domanda: ritengo di essere stato adeguatamente formato per il ruolo che occupo? Mi permettono di fare i corsi online in una postazione dedicata dove non vengo interrotto? Quando faccio i corsi online li faccio senza dover sospendere o fare altre cose? Cioè, quindi tutta una serie di domande che non è complicato fare. Quindi io lancio questa proposta. Questo l'ha fatto le sigle unitariamente. Da noi questo tipo di cosa lo fa in alcuni casi, ogni tanto lo fa anche la banca, no? Cioè, cercando... Esatto, da noi quello. Io dico facciamolo noi, cioè troviamo un sistema per farlo noi. Io cartaceo, qui c'è diciamo una stampa, quindi io adesso magari la lascio. O se Marco, che è molto tecnologico, se c'è un modo anche per farlo tramite un link su internet, no? Ovviamente noi dobbiamo veicolarlo ai nostri iscritti, cioè dire ragazzi, stiamo mettendo su queste cose per capire qual è il reale clima. È totalmente anonimo, noi raccogliamo i dati macro per aziende, per territori e in totale,
E poi abbiamo anche una base molto concreta, al di là di quello che già noi sappiamo, perché i nostri iscritti, i nostri colleghi li vediamo sul campo quotidianamente, però abbiamo una base molto concreta sulla quale lavorare. Giusto per darvi un'idea, lì diciamo oltre il 70% delle persone intervistate dichiara che il clima lavorativo influisce sul proprio stato psicofisico. Quindi poi è stata fatta, adesso questa è una cosa molto recente, il volantino che ne è seguito porta data 11 novembre, quindi la settimana scorsa, è una cosa molto recente, però è un'idea che secondo me noi potremmo lanciare, lascio totalmente questo email che leggevo insieme a Filippo prima, come proposta da estendere e eventualmente, ovviamente è molto indicata sul settore bancario, ma secondo me su alcuni ambiti sicuramente è sensibile anche agli esattoriali o comunque a altri creatori. Grazie. Grazie, intanto per sono il mio verrengio della First Jesus, intanto per sottolineare positivamente questo incontro che vede coinvolte tutte le segreterie regionali anche con i sindacati autonomi presenti nel territorio regionale, quindi un'iniziativa che va a questo punto al di là dell'aspetto confederale perché riguarda la rappresentanza di tutti i lavoratori. Quindi un'iniziativa importante e subito dopo anche le varie gli interventi che sono stati sia da Banca Italia in cui ha prospettato quello che è la situazione economica del nostro territorio. Io ho sentito degli interventi che riguardano anche le infiltrazioni mafiose, la legalità, questo certamente è sono argomenti che mi appassionano, che trovano anche un coinvolgimento delle prefetture rispetto a questi, l'osservanza dell'antiriciclaggio, l'osservanza delle infiltrazioni mafiose, ma che vedono anche impegnate la magistratura per far sì che vengano rispettate. Certamente il lavoratore bancario è continuamente chiamato, sottoposto a queste tematiche, però ci sono sia le aziende sia le organizzazioni sindacali che hanno messo in campo delle disposizioni, delle raccomandazioni per far sì che non si incorrono in determinati reati. Per quanto riguarda poi le proposte che da portare avanti, ho sentito diversi interventi. Certamente la problematica del credito e del sviluppo dell'economia in Calabria non fa parte di questa agenda politica della Regione Calabria, perché assistiamo a interventi residuali per quanto riguarda lo sviluppo della Calabria, però non si è mai parlato nel patto, nel famoso patto per lo sviluppo della Calabria, non si è mai parlato del ruolo del credito. Il credito non deve essere visto, perché forse ancora una gran parte dell'opinione pubblica, il bancario viene confuso come il banchiere e viene anche dipinto come quella persona che fa parte della cassa. Ma l'abbiamo spiegato più volte, ma lo dobbiamo forse spiegare ancora meglio, perché forse l'opinione pubblica non si è fatta un'idea giusta di quello che è l'impiegato bancario. Un settore laddove non abbiamo degli ammortizzatori sociali, un settore laddove abbiamo un fondo di solidarietà che si sta per esaurire, laddove sono pronti dei licenziamenti, dell'applicazione della 223 da alcune banche. Quindi fare capire anche all'opinione pubblica le difficoltà che abbiamo sul nostro territorio e sul nostro settore. Magari ne parliamo tra di noi, anche le confederazioni su queste cose non ci aiutano, perché anche visto che siamo in un mondo sindacale, un mondo politico sindacale, i numeri contano anche le nostre cose, noi abbiamo piccoli numeri da dimostrare nell'ambito del mondo del lavoro. Quindi ben vengono queste iniziative, ma vanno veicolate all'esterno, perché dobbiamo far trasparire quelle che sono le difficoltà che stiamo attraversando.
e anche fare trasparire quello che sono gli scenari che si stanno via via avvicendando nella nostra realtà. Noi avevamo delle grosse banche, tipo Banca Carige, Banca Popolare, prima si chiamava di qualcosa con il Mezzogiorno, che via via, banche di credito cooperativo, che via via stanno scemando le proprie direzioni, le proprie direzioni generali, e nessuno dice niente. Si perdono posti di lavoro nei nostri territori, nessuno dice niente. Ce lo diciamo solo tra di noi, gli addetti ai lavori. Nessun sindacato, nemmeno confederale, ha mai portato sul tavolo, cioè, è un processo che viene messo in campo, però non è giusto, perché ecco, lo smantellamento di alcuni uffici, di alcune banche, per portarle verso il nord, produce una crisi dei livelli occupazionali. Alcune lavorazioni bancarie, a mio avviso, possono rimanere sul nostro territorio, e quindi questo ci dobbiamo sforzare unitariamente per far sì che, ecco, le lavorazioni esterne, quello che è il organizzativo, quello che, diciamo, è la fase lavorativa all'interno delle nostre realtà, devono restare nel nostro territorio, che già soffre, un territorio che già soffre la disoccupazione, un territorio in cui le aziende hanno difficoltà ad investire, un territorio laddove c'è bisogno di fare capire anche a livello di forze politiche le difficoltà che stiamo assistendo. Basta vedere quanti sportelli c'erano prima in Calabria, in Banca Carime, e quanti ce ne sono adesso, per scoprire le difficoltà che abbiamo come lavoratori bancari. Io quindi rilancio un'idea, già detto anche da qualcuno, di stabilire insieme alle confederazioni, insieme anche all'ABI, perché non c'è dubbio che anche l'ABI, che è un'organizzazione datoriale, si deve fare carico affinché le lavorazioni, affinché il mondo del credito possa affermarsi anche in Calabria. L'ABI forse si interessa soltanto di vicende in Lombardia, in Emilia Romagna, in Toscana, ma da noi, che ha anche una sede regionale, non l'ho mai vista presente nei tavoli di concertazione, perché laddove Confindustria batte i pugni sui tavoli di concertazione a livello regionale, ABI la vediamo assente. ABI è soltanto destinataria di provvedimenti che vengono presi al nord e che al sud vengono, diciamo, eseguiti. Quindi anche su questo ci dobbiamo fare carico di non soltanto interloquire con la parte politica, ma anche con la parte territoriale. Poi purtroppo la parte politica non ce la scegliamo noi, la scelgono gli elettori, quindi noi dobbiamo confrontarci con coloro che scelgono, che sceglie l'elettore in quel contesto. Quindi, a mio avviso, va rilanciato subito questo tavolo con la Regione Calabria, perché deve investire di più in Cofidi, e deve, per il rilancio dell'economia, perché è vero che ha aumentato il credito alle famiglie, il piccolo credito, ma le aziende hanno grosse difficoltà ad avere il credito, quindi soltanto attraverso i consorzi, soltanto attraverso il rifinanziamento di questi consorzi. Nessun consigliere regionale ho visto in questi anni che ha fatto una proposta di legge, perché alcune funzioni sono state di nuovo accentrate alla regione, ma nessun consigliere regionale ha fatto una proposta di legge, nessuna associazione di categoria ha fatto una proposta di legge per finanziare questi consorzi fini, che possono aiutare l'attività economica delle nostre aziende. Quindi io penso che questo deve essere il nostro ruolo, un ruolo importante, un ruolo soprattutto da sprone a quello che deve essere l'attività legislativa, l'attività esecutiva da parte del governo regionale. L'interlocutore purtroppo è latitante in questo momento, ma sta a noi come organizzazione sindacale far sì di promuovere quelle azioni necessarie per fare ritornare il ruolo del comparto del credito, del rilancio dell'economia, come un ruolo importante per l'agenda calabrese. Grazie. Allora, io l'ultimo intervento che è il collega Giorgio del Banco di Napoli,
Siccome questo è un intervento che penso tu lo voglia indirizzare sul, su quello che sei stato tirato dalla giacchetta, quindi è giusto che, siccome c'è una della vicenda del Banco di Napoli, il collega ha abbastanza conoscenza della cosa. Abbastanza conoscenza, va bene. Buongiorno a tutti, Salvatore D'Augello, filiale imprese Catanzaro, Banco Napoli, uno degli 8 mostri battuti in prima pagina per la vicenda dei derivati. Non sono un mostro, però purtroppo... Ma sei dirigente? Eh? Sei dirigente? Sì. Sempre il ragazzo. Grazie. No, per amore di chiarezza, ringraziando i colleghi che hanno sollevato la questione, volevo un po' portarvi a conoscenza di quella che è la vicenda che vede coinvolti me e altri 7 colleghi che ho purtroppo collo nel corso di diversi anni hanno seguito questo cliente che ci ha denunciato penalmente. Non vi voglio tediare con 1467 pagine di indagini, 3 pubblici ministeri che si sono susseguiti, 5 avvocati di parte che sono cambiati, 18 interpelli che hanno fatto alla Banca d'Italia affinché venissero a fare ispezioni per capire quello che avevamo combinato con i derivati, Presidente della Repubblica, Prefetto, Questore, Ministri vari, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ne abbiamo viste e sentite di tutti i colori. Il problema è semplicemente uno: esserci trovati in quel periodo e in quegli anni, dal 2005 al 2009-2010, a gestire un rapporto. I rapporti per i quali la banca, in questo caso noi, ma ritengo sia un problema comune per tutti quanti gli istituti bancari, in quel periodo diciamo sollecitava, proponeva ai clienti la vendita di operazioni di gestione e di copertura, i famosi derivati. Cosa è successo e cosa ci viene addossato? Non credo che il capo di accusa sia così tanto leggero. Concorso in truffa e in continuità non è una bella cosa. Essere inserito come truffatore sequenziale insieme con altri colleghi che hanno comunque avuto purtroppo solo l'onere, per poi come sono andate le situazioni con questa azienda, di gestire il rapporto. Io sono ero il gestore della posizione che purtroppo l'ha accompagnata fino a quando è stata classificata a sofferenza perché è fallita, ma non perché è fallita per i derivati, perché Equitalia gli ha pignorato l'immobile, gliel'ha messa all'asta e quindi alla fine dei conti non ha fatto valere questa, perché non pagava le tasse e ci pignorava il era subito l'animo l'asse Equitalia, c'è l'asse Equitalia negli altri in alto locati lidi si stanno dicendo una marea di cazzate su Equitalia, quindi non era la mia intenzione toccare su città. No, il problema è proprio un altro. Io sto parlando della sua sofferenza, per la sua classificazione a sofferenza. Il problema qual è? È che il concorso di truffa in continuità non è una bella cosa. Cioè, essere sbattuto lì, tra l'altro per un'indagine che è durata 2 anni, senza che noi sapessimo niente. Noi a febbraio del 2015 siamo stati sentiti come persone informate sui fatti. Io il 9 settembre mi trovo una telefonata della Guardia di Finanza di Catanzaro, della PG, che dobbiamo notificare un 415 bis. Era quasi 416, quindi mi preoccupava la cosa perché erano 2:15, quindi mi ha fatto passare non solo la panna, ma pure la cena. E in questo caso mi sono trovato indagato con un rinvio a giudizio che ci sarà sicuramente, quindi senza saperne nulla e senza avere contezza in pratica di quella che era l'evoluzione delle indagini, perché dopo 1 anno e mezzo non pensavo che le cose potessero essere un attimo messe da parte o comunque archiviate. Il problema dove nasce però? La domanda o comunque lo sfogo che vi chiedo mi possiate consentire in questo momento. In quegli anni noi abbiamo dovuto effettuare delle operazioni per le quali non so fino a che punto siamo stati tutelati da un punto di vista aziendale. La vendita dei derivati e poi si sono accorti i vertici che ci facevano fare i corsi per promotori finanziari perché forse si erano resi conto che la vendita fuori sede l'abbiamo fatta regolamentata come promotori finanziari. I corsi online, quindi senza neanche conoscenza e pertinenza
per quanto riguardava la MIFID, che è entrata in vigore dal 2007, fortunatamente queste sono operazioni anti-MIFID e quindi sono eventualmente gestibili. Però io mi chiedo una cosa e la chiedo anche a voi, perché la gente è passata, i responsabili di mercato imprese, i capi aree, i direttori generali che martellavano sempre su quanti derivati o quanti diciamo ricavi la banca, non il collega diciamo personalmente, perché c'è stato anche, siamo stati anche accusati di aver sottaciuto sui costi impliciti, che poi più delle volte noi non conoscevamo, come non abbiamo mai conosciuto il sottostante delle operazioni che sono state comunque proposte dagli specialisti, e noi abbiamo accompagnato gli specialisti all'incontro con i clienti. Venivano comunque, ci venivano calate dai desk che si occupavano di gestire questi prodotti, di dirci se ci guadagnava, il cliente ci perdeva, e quindi la possibilità di attualizzare i tassi del momento. Ma lasciando stare tutto questo, io mi chiedo, tutta la gente è andata via. A mia figlia, che ha 8 anni e che comunque legge, tranquillamente capisce e si informa, quando un compagno di scuola per volerle male le dice: tuo papà è un truffatore perché tuo papà è rubato, io cosa, scusatemi, cosa cazzo devo rispondere? Ebbene, io prima di cedere la parola a Giovanni che farà le conclusioni, due paroline che volevo dire. Intanto ringraziarvi in generale per quello che sono stati gli interventi centrati sul tema, e credo che abbiamo acquisito tanti dati e tante cose che hanno, ci metteranno le condizioni nel breve di metterci in campo per fare delle azioni che sono in linea con quello che voi ci avete consigliato. Poi magari Giovanni sicuramente sintetizzerà meglio di me questa situazione ancora più tempo. Io quest'ultimo intervento ovviamente mi è toccato non solo per l'amicizia con lui, con il collega, ma perché ritengo che così, essendo tra l'altro 8 colleghi interessati, perché qui è interessato tutta la categoria. D'altra parte, nell'ultimo periodo noi stiamo ascoltando alla televisione con di molti colleghi, ho avuto l'opportunità, essendo un dirigente nazionale della mia organizzazione, di essere nel momento caldo quando si parlava di banchetturia e altro, e ho visto praticamente il disagio di alcuni colleghi e in alcuni casi anche quello che hanno subito i bei colleghi per qualcosa che veniva dall'alto, per delle disposizioni che venivano dall'alto. La logica delle pressioni commerciali, del quello che si sta tentando di fare in sede API, è proprio quello di tentare di fare un codice etico, qualcosa che possa in qualche maniera garantire rispetto a queste vicende. Nel frattempo però succedono le cose che stanno succedendo, e il Banco di Napoli in questo momento della nostra regione testimone. E credo che a noi, io ovviamente come organizzazione, ma credo che non ho dubbi che saremo tutti quanti uniti per verificare meglio e tentare di capire questa situazione, ed essere ovviamente al fianco degli 8 lavoratori che si trovano in questo momento in una situazione di disagio. Magari l'epilogo di questa vicenda ci auguriamo che non sia negativo, ma è evidente che però bisogna dare un segnale anche mediatico a che praticamente queste cose non accadono, perché oggi è venuto un collega qui dicendo: mia figlia cosa può pensare? Ma tutti quanti noi dobbiamo preoccuparci di quello che può succedere domani, perché chiunque lavora allo sportello, chiunque lavora nelle banche ed è costretto, perché è costretto a vendere prodotti più delle volte non confacenti le cose, perché se noi andiamo a vedere quelli che dovrebbero essere i parametri con cui vendere i prodotti, noi non venderemmo un cazzo per tanti problemi, noi non venderemmo nulla. Invece ci troveremo di fronte a delle banche che non potrebbero fare assolutamente il budget che vogliono. Allora noi dobbiamo essere chiari su questo, e nell'ambito anche di una regione, magari saremo i più poveri forse d'Italia, saremo quelli che, però io da quello che ho sentito qua dentro oggi, e io ho sentito che c'è tanta cultura sindacale, e allora io dico che quella cultura sindacale noi dobbiamo mettere al servizio dei colleghi, e per mettere al servizio dei colleghi dobbiamo andare su questi argomenti. Io credo che sia importante partire da oggi, e ha fatto bene Mario quando ha fatto un plauso a questa riunione che abbiamo voluto, perché io come lui forse ero un pochettino anche scettici, no? Vediamo un attimo il coinvolgimento, ci siamo visti bene o male sempre per aspetti organizzativi. Oggi invece il livello è stato molto alto, l'argomento che si è toccato, che non era l'ordine del giorno, però ha dato uno spunto ulteriore, penso, a quella che è la nostra riflessione per noi, e quindi io dico che da oggi in avanti
credo che questa unità, che non abbiamo mai perso, diciamo in tutta sincerità, perché comunque come segretario regionale non ci siamo mai voluti male, anzi ci siamo voluti bene, per cui l'abbiamo un po' praticata poco, bisogna suggerire la parola, questa nostra unità. Io credo che sia il caso, faccio un appello io agli altri segretari regionali, di praticarla di più e in argomenti tipo quello che ci è stato evidenziato, non ultimo ovviamente quello del nostro incontro, di essere uniti, ma uniti veramente, insomma, in questo, no? Grazie. Allora, cercherò di essere il più breve possibile, vista l'ora, visto tutti gli interventi che sono stati tutti quanti interessantissimi e importanti. Il più importante di tutto penso che sia stato quello del collega Augello, a cui va tutta la nostra solidarietà. Purtroppo è stato denunciato da un delinquente e questa è la realtà dei fatti. Probabilmente, perché poi è una vicenda che è abbastanza comune in Calabria, è la vicenda del fornitore che viene denunciato dal negoziante in franchising perché non gli vuole pagare più le partite o perché magari bandisce e lo denuncia per usura. Oppure il caso vecchissimo tempo fa, che il collega Torino Nardo davvero ricorderà benissimo, della vicenda Portopatri, quando denunciò il nostro direttore per degli assegni che aveva pagato, che meno male erano in cassaforte intestati alla società perché aveva pagato delle tasse, l'aveva denunciato perché lui l'aveva costretta a pagare, eccetera. Tutta una serie di cose che purtroppo succedono non solo in Calabria, ma sono abbastanza comuni. Vedi la denuncia per usura, famosa Mauro Caffè, per le questioni. Comunque, pazienza, bisogna avere molta pazienza e nonostante tutto avere un po' di fiducia nella magistratura, perché prima o poi verrà fuori qualcosa. Noi di Equitalia abbiamo una serie di vicende, Sportello di Palmi, anche lì è venuto fuori tutto e fortunatamente i colleghi sono stati neanche rinviati a giudizio perché non avevano messo nulla di illegale. Mi ha dato spunto il collega di parlare di Equitalia, perché sapete che io sono lavoratore di Equitalia e devo accennarvi solo 30 secondi, un po' fuori argomento, però anche perché possiate capire quella che è la vicenda di Equitalia ora, perché il nostro Presidente del Consiglio, ahimè nostro, ci sta chiudendo per decreto. Voi che siete bancari sapete tutti che le SPA non si possono chiudere per decreto, ci vorrebbe una norma del codice civile che dice che le SPA si mettono in liquidazione, si chiudono per interventi particolari, per mancanza di, per esempio, di ricapitalizzazione, eccetera, ma mai per decreto, e questo è un problema. Tra l'altro sta dicendo un sacco di castronerie rispetto agli interessi che dovrebbe applicare anche Equitalia, rispetto all'aggio, eccetera, eccetera. Non è vero niente. Gli interessi che arrivano in una cartella settoriale e le multe sono tutti ad appannaggio dell'ente impositore, agenzie delle entrate, INPS, vigili urbani, comuni, eccetera, eccetera, eccetera. Di quelle cifre, di quelle famose multe che da 100 euro diventano 220, non 500 come dice il nostro Presidente del Consiglio, Equitalia prendeva il 6%, che erano i costi della riscossione. Costi della riscossione che gravano e gravavano sul contribuente moroso, evasore fiscale. Attenzione, evasore fiscale, quindi ladro, che rubava a tutti noi. E questo è quello che bisognerebbe capire, che bisognerebbe spiegare al Presidente del Consiglio, perché questo è un fatto. Equitalia perseguisce gli evasori fiscali. Quindi e perseguisce i ladri. Questo è importantissimo che tutti sappiano, perché qui si stanno dicendo un sacco di cazzate su Equitalia, ma una marea di cazzate su tutto quanto si dice su Equitalia. Tra l'altro, con la coalizione dell'aggio, vi do una chicca, il famoso aggio del 6% gravava sul contribuente moroso e serviva a pagare gli stipendi di 8.000 lavoratori di Equitalia, quindi Equitalia non gravava per nulla sulla comunità. Abolendo l'aggio, Equitalia, gli stipendi dei lavoratori di Equitalia graveranno su tutta la comunità, anche sui contribuenti virtuosi che pagano regolarmente le tasse.
Questo è un fatto che bisognerebbe chiarire a tutti quanti. Questa è la verità. E da qui prendo anche un altro spunto rispetto a Mario Ello che parlava degli interlocutori. Sul decreto che parla di cancellazione di Equitalia c'è un emendamento, il 9 bis dell'articolo 1, che dice, che parla del fondo esattoriale. Non vi sto a spiegare cos'è il fondo esattoriale, eccetera, eccetera. Praticamente questo decreto, questo emendamento è stato presentato da 4 parlamentari. Una delle parlamentari è stata contattata dalle organizzazioni sindacali e gli è stato detto: ma scusa, ma che cazzo hai scritto in quel emendamento che tu hai presentato? E qui gli interlocutori, la risposta è stata: non so di cosa state parlando, mi hanno dato un foglietto e ho presentato l'emendamento. Questa è stata la risposta. Questi sono i nostri interlocutori. E questo è il punto. E questo è il punto. Dopodiché ha voluto fare un ordine del giorno per cercare di riparare la puttanata che aveva fatto, però ormai la puttanata l'ha già fatta. In Senato non cambierà nulla, perché entro il 4 dicembre deve essere votato il decreto, e quindi questo è. Senza poi parlare di altre cose che poi in privato vi racconto. Quindi votiamo no. Votiamo no. Come? Votiamo no. No, no, non sto parlando di come votare o non votare, non esprimo giudizi sul referendum da questo pulpito. Poi di là vi posso dire quello che penso, ma da questo pulpito sicuramente non dirò nulla sul referendum, perché non mi interessa parlare del referendum. Prendo spunto da Marchese, hai ragione, io ho fatto ufficiale di riscossione ad Africo per 10 anni, Africo, San Luca, Platini, Bianco. C'era un garage in via provinciale di Africo, un garage che aveva 120 sedi legali di aziende, 120, addirittura c'erano anche i cantieri navali, era la sede dei cantieri navali, quindi non mi dici nulla di nuovo, capisco bene quello che stai dicendo, ma noi parliamo di paradisi fiscali, il presidente della Commissione Europea, come si chiama? Juncker, sappiamo tutti chi è Juncker, sappiamo tutti da dove viene. Il problema è che non si riesce a smuovere questo monolite perché sono loro stessi il monolite, al di là dell'andrangheta. Quando io facevo l'ufficiale facemmo un pignoramento di azioni, eccetera, di una ditta famosa di San Luca, che era sotto sequestro, quando mi arrivò il verbale di sequestro della questura, c'erano anche azioni della Nestlé pignorate. Quindi voglio dire, stiamo parlando di personaggi e persone che hanno dietro quella finanza grigia di cui parlava Marco Gioia, quello spartiacque che purtroppo è difficilissimo da poter scardinare, perché questa manovalanza a loro serve. C'è un'assenza totale dello Stato qui in Calabria rispetto a questo. Rispetto a questo io mi ricordo di una cosa che disse un operaio di un'azienda agricola, che mi disse: ma sai, da quando stanno sequestrando i beni dei mafiosi io non riesco ad avere più lavoro. E questa è una dichiarazione molto molto pesante che ci deve far pensare che purtroppo l'andrangheta in Calabria è quella che dà lavoro alla gente. Questo è il ragionamento. Poi non ci dobbiamo dimenticare della Marcegaglia che arriva a Crotone, apre l'azienda, l'acciaieria, eccetera, per fottersi i contributi dello Stato, dopo 2 anni la chiude. Saluto Paolo Tramonti, segretario generale della CISL, che dopo 3 anni la chiude. Questo è il ragionamento che bisogna fare. E purtroppo è questa la situazione. Quindi è vero il proprio differarsi di finanziari, eccetera. Ha ragione la Bertuzzi, c'è una desertificazione degli sportelli bancari, degli sportelli delle poste. Però purtroppo il nostro interlocutore, che è la Regione Calabria, che dovrebbe essere la Regione Calabria in questo senso, però la sta pensando semplicemente, l'unico problema di Oliverio è quello di cercare di protestare contro il disciplinare dell'olio extravergine d'oliva, perché la Calabria non ha una certa percentuale di acidità. Questo è il problema di Oliverio, che è da 2 anni, che 3 anni, che è stato detto 2 anni e mezzo, che ancora pensa di essere in campagna elettorale. Qui c'è il segretario confederale, per avere un incontro, per aprire dei tavoli che riguardava tutto quanto, che riguardava il credito, che riguardava i forestali, che riguardava tutto, i segretari confederali tutti insieme hanno dovuto minacciare uno sciopero generale per avere un colloquio con Oliverio, perché Oliverio fino ad ora non gliene è fregato nulla. Questo è il dramma, è per questo che noi abbiamo
indetto questo direttivo, questo atto immunitario, per sensibilizzare un po' tutti, perché è vero che le grandi banche non ci sono più, è vero che l'unica direzione che abbiamo ormai al meridione è la direzione di Banca Nova, il collega Tommaso Chiodo, io ho partecipato a un'assemblea molto interessante che è stata fatta per i lavoratori di Banca Nuova di sabato mattina, e c'era Tommaso Chiodo, e anche lì ho avuto delle informazioni allucinanti. Cioè Banca Nuova è una banca che fa parte del gruppo Banca Popolare di Vicenza, che ha deciso di chiudere i rubinetti verso Banca Nuova, e quindi ci saranno degli esuberi, e quindi ancora il credito in Calabria sarà ancora penalizzato, e anche i lavoratori del credito calabrese saranno penalizzati. Come sono penalizzati quelli colleghi delle banche di credito cooperativo? Perché non dimentichiamoci, con Gianfranco Covelli, con Giuliano Mullos, con Gennaro Patera, con Paolo Caravetta, stiamo facendo una serie di trattative che riguardano le banche di credito cooperativo per salvare queste banche di credito cooperativo, e stiamo chiudendo degli accordi allucinanti, perché se no arriva Banca Sviluppo che prende queste banche. Ha ragione il collega Gaudio, sì, stiamo, purtroppo le banche di credito cooperativo, la maggior parte se ne sta acquisendo la Banca Sviluppo, perché per salvarle. Banca Sviluppo era una banca che era nata dal credito cooperativo per andare a salvare, rivalutare le banche e rimetterle sul mercato e poi rivenderle. Questo non sta succedendo. Banca Sviluppo sta acquisendo le banche di credito cooperativo, e nonostante la battaglia che stiamo facendo con i colleghi sindacalisti in federazione, in cui sollecitiamo la federazione a creare quantomeno non una banca unica di credito cooperativo calabrese, ma quantomeno tre banche provinciali, perché abbiano così almeno una valenza per andare a favorire il microcredito, per andare a salvare le piccole imprese, perché l'unica realtà attualmente che abbiamo in Calabria sono le casse rurali, le vecchie casse rurali, che qui non ci sono. Banca Nuova sta scomparendo, e tutte le direzioni delle grandi banche sono diventati gruppi, le chiudono perché sono diventati gruppi, perché sono diventati multinazionali. L'ultima era la Carime, l'ultima era la Banca Popolare di Crotone, che è diventata Banca Viper, eccetera. Tutta una serie di situazioni che stanno penalizzando il credito in Calabria, ed è una cosa gravissima. E purtroppo i nostri interlocutori, che dovrebbero essere i politici regionali, non sono degli interlocutori all'altezza. La vicenda Fincalabra è una vicenda che dimostra quello che sta succedendo in Calabria, perché il segretario generale Oliverio, che continua a dire in campagna elettorale devo chiudere Fincalabra, significa che non ha capito nulla di quello che è Fincalabra. Non solo, si fa un'operazione in cui si salvano 132 lavoratori di Fincalabra, ma poi il presidente precedente di Fincalabra investe 42 milioni di euro in Banca Nuova di soldi statali, li investe in titoli, è una cosa allucinante, cosa che hanno poi il presidente successivo, attenzione, il presidente successivo dopo il primo è un ingegnere dirigente dell'agricoltura, del Dipartimento Agricoltura, che fa il presidente di una finanziaria. Ma di che cosa stiamo parlando? Che arriva una volta alla settimana in sede di Fincalabra e pontifica. Ci sono i lavoratori di Fincalabra, ex Calabria IT, che ancora devono avere 4 stipendi arretrati della vecchia gestione Calabria IT, messa in liquidazione dalla precedente giunta. Quindi c'è un concorso di colpe, c'è un combinato disposto che sta distruggendo l'economia calabrese, che parte purtroppo dai politici, e questo è il punto. E allora che fa? Che succede? Facciamo passare questi lavoratori di Calabria IT in Fincalabra con stipendi diversi, perché i vecchi lavoratori di Fincalabra hanno delle, vabbè, lasciamo perdere quello che c'è, e poi ci ritroviamo con questi lavoratori che devono avere gli ultimi 4 stipendi, e poi sento dire in giro che probabilmente la famosa liquidazione che era stata creata per legge dalla vecchia giunta regionale, dalla vecchia consiglio regionale, verrà chiusa al 31 dicembre 2016, senza sapere perché, senza sapere come, senza così tu cur. E io capisco, perché io pensar male, dicevo, una persona che io non ho mai amato, che non amerò mai, diceva pensar male si fa peccato, ma molte volte si ragiona. Io ho l'impressione che si stia tentando di far pagare gli 4 stipendi residui ai vecchi lavoratori di Calabria IT, chiudendo la liquidazione, e il loro TFR, attenzione, che nel bilancio di Calabria IT era messo a debito, è una cosa allucinante, non so chi erano i revisori di conti di quelle aziende, con il fondo di garanzia dell'INPS,
garantisce, scusate la cacofonia, il pagamento degli ultimi tre stipendi di una società e del TFR. Cioè, se si verifica una cosa del genere, veramente siamo combinati, sono combinati malissimi. Stiamo cercando di avere un tavolo, anche grazie ai sindacati confederali, con il presidente Oliverio, per parlare di Riccardo, ma non si riesce. Forse ultimamente qualche possibilità ce l'ha, ma non si riesce a risolvere questo problema. E allora di che cosa stiamo parlando? E per questo, tra i tanti motivi che è stato fatto questo attivo unitario, per parlare di quello che sta succedendo in Calabria e per cercare di porvi un rimedio. Di porvi un rimedio. Tutte le proposte che sono state fatte vanno bene. La difesa dei lavoratori, ma certo che difendiamo i lavoratori. L'attivo unitario è stato fatto proprio per difendere i lavoratori bancari. Marco Gioia ha ragione, fortunatamente sono di BNP Paribas, così almeno hanno dei controlli più seri. Però attenzione, non dimentichiamoci che l'ex presidente di Monte Paschi di Siena, Musseri, è stato quello che ha cominciato a partire dalla Banca 121 per poi arrivare a Banca Anton Veneta per distruggere Monte Paschi di Siena e poi, salvo dire, poi diventato poi presidente Abbi, e arriviamo al ragionamento di Livio. Abbi, ma che cosa deve fare Abbi? Musseri distrugge Banca Montepaschi, diventa presidente Abbi, poi naturalmente lo devono far dimettere perché non può più andare avanti, poi dice al magistrato, ma io non sono banchiere, sono avvocato. Cioè, ma di che cosa stiamo parlando? Il problema enorme è questo che c'è, e poi in Calabria naturalmente, con i posti di lavoro che mancano, con l'economia che va a farsi benedire, con la maggiore azienda calabrese che è la 'Ndrangheta, si ritrova in queste situazioni, si ritrova nelle situazioni in cui c'è un pazzo che fallisce e denuncia dei colleghi che non c'entrano nulla col suo fallimento. E questo è il problema. Quindi dobbiamo cercare, a partire anche da quel questionario, per capire qual è la situazione ambientale dei colleghi, per come si trovano, per come si sentono, cercare sicuramente, insistere anche con le confederazioni per avere un tavolo con il presidente Oliverio, per salvare l'insalvabile, per poter salvare il credito cooperativo in Calabria, per salvare Vincalabra, che è l'unica azienda che può dare lavoro e che può far fare azienda ai piccoli imprenditori calabresi, perché se no si devono rivolgere all'usura, si devono rivolgere alle finanziarie, si devono rivolgere a delle persone che gli danno i soldi solamente per guadagnare loro e non per creare costo di lavoro, delle aziende finanziarie soprattutto che hanno dei tassi di interessi assurdi che non sono accettabili, però se uno vuole lavorare qualcosa deve fare, questo è il punto. E allora cerchiamo di fare questo tipo di ragionamento, infatti io propongo alla fine di uscire con un documento in cui si chiede ufficialmente ancora una volta l'ennesimo incontro al presidente Oliverio, in cui si comincia con queste iniziative e speriamo che questo attivo di oggi sia solamente l'inizio e penso che sarà un buon inizio per tutti quanti, perché gli interventi che sono stati ottimi. Ho preso 4 pagine di appunti, non ho potuto rispondere a tutti perché è tardi, è l'1:20 eccetera, poi vorrei che Paolo Tramonti ci dicesse qualcosa anche rispetto a quello che stanno facendo le confederazioni rispetto a tutto questo, e quindi io vi ringrazio e vi saluto, alla prossima. Allora, è stata tanto evocata la confederazione, alla fine è arrivata, non tanto evocata. No, vabbè, io faccio una brevissima sintesi di quello che è chiaro ed evidente, che io da autonomo ovviamente invocavo la confederazione, però voglio dire è importante questo argomento, che immagino di leggere dal titolo ma anche in parte della relazione. Penso che l'importanza di questo nostro incontro è quello di iniziare a ragionare sul credito non avendo solo gli interlocutori istituzionali che sono le banche, ma anche quello che sono le istituzioni, in questo caso la Regione, atteso che sul territorio le banche hanno avuto un percorso abbastanza particolare nell'arco degli anni, che è stato più un percorso a perdere tra la chiusura di sportelli, tra le direzioni e quant'altro, e quindi chiaramente è un percorso che noi oggi vorremmo tentare di arginare facendo l'unica cosa che secondo me può fare il sindacato del credito, un sindacato di settore, quello di unirsi, di essere unito nella lotta a questo tipo di situazione che si sta verificando. Credo che non sfugga quello che è la chiusura degli sportelli, credo che non sfugga l'economia che c'è in Calabria, credo che non sfugga di cosa ha bisogno questa regione, quindi penso che ci serve che ci illumini anche la confederazione, quindi ti
invito a darci il tuo contributo. Segretario generale della... Grazie a voi per aver organizzato questa bella giornata. Gli esecutivi unitari di oggi rientrano proprio nel contesto della ripresa del percorso unitario che abbiamo avviato l'11 ottobre insieme a CGL e Quill regionali e che diciamo ha incominciato a portare qualche risultato, se è vero che da quel momento si sono anche sbloccati alcuni tavoli con il governatore, con il presidente Oliverio e con la giunta regionale. Quindi anzi noi auspicavamo proprio in quegli attivi unitari, in quegli esecutivi unitari, abbiamo auspicato proprio che proprio anche da parte delle federazioni si avviassero momenti proprio di confronto come quelli di oggi che avete organizzato voi, proprio perché abbiamo bisogno di rafforzare tutta quanta l'azione confederale unitaria sulle singole problematiche, sui singoli aspetti. Noi abbiamo quel giorno individuato, abbiamo messo in piedi non diciamo la vecchia piattaforma classica che si fa, no? Rivendicativa, noi abbiamo posto alcune questioni che riteniamo fondamentali e dirimenti per la nostra per la vita della nostra regione e su questo siamo partiti da un lavoro che abbiamo fatto più di un anno fa unitariamente come CGL, CGL Quill Calabria, che abbiamo poi portato all'attenzione e socializzato anche con le parti datoriali, ricordo con la Confindustria Calabria, abbiamo sottoscritto un protocollo d'intesa su cui i temi erano proprio, diciamo, proprio non per restare nella mera posizione rivendicativa, che spesso dicono sapete solo protestare e quant'altro, no, noi abbiamo messo in campo anche un'azione di proposte, abbiamo detto questa è una regione, ma è la cosa che stiamo ripetendo anche ora negli incontri che stiamo avendo, questa è una regione dove siamo continuamente assaltati dalle emergenze, cioè non riusciamo, non si è riuscito finora a mettere in campo azioni di programmazione perché la politica e le istituzioni non lo hanno mai fatto, perché probabilmente la logica che ritengono più conveniente e più produttiva è quella di dare risposte a singole questioni e non dare risposte nel breve e medio periodo, perché dando risposte immediate magari si tengono più vicini i cittadini che hanno bisogno e quindi si preferisce anche il rapporto diretto per aumentare probabilmente, anzi sicuramente anche l'immagine clientela. Però abbiamo detto usciamo da questa condizione, da questo cambio, gestiamo come dobbiamo gestire tutte le emergenze, ma vediamo anche come mettere in campo programmi, progetti, non di qua di là da venire, perché la Calabria non si può permettere tempi lunghi anche sulla programmazione, perché per le condizioni, diceva qualcosa Giovanni, l'avrete detto voi anche negli interventi che ci sono stati, per le condizioni in cui ci troviamo non ci possiamo permettere tempi lunghi di progettazione e programmazione, se no facciamo che, come si dice, il medico studia e il malato muore, quindi dobbiamo fare e noi proprio su questa, in questa direzione abbiamo ritenuto che le questioni che riguardano la nostra regione proprio per una programmazione di breve e medio termine devono essere il lavoro, ma tutte le questioni che abbiamo, noi non abbiamo nessun comparto settore della nostra economia che si possa dire tranquillo, una volta era tranquillo, voi avete i problemi abbiamo, diciamo, i problemi di cui stiamo parlando, una volta si diceva che era tranquillo il pubblico, ora anche il pubblico, basti vedere cosa è successo con i dipendenti delle province, dei centri per l'impiego, cioè lavoratori che non si pagano da 6-7 mesi, quindi per dire che non c'è nessun comparto ormai che si può dire esente, quindi il lavoro è quindi un piano per il lavoro, sulla nuova occupazione, sulla stabilizzazione del precariato, sul lavoro non è sommesso, sulla ricollocazione dei tanti lavoratori e degli ammortizzatori sociali, legati all'aspetto del rilancio dell'economia regionale, perché di che parliamo. E nella struttura che noi riteniamo debba essere centrale per rilanciare l'economia regionale, abbiamo individuato
per le cose che diceva Giovanni, ma che ho avuto modo sia pure sommariamente di leggere, il credito assume un aspetto centrale, e non possiamo pensare che si rilanci un'economia regionale asfittica come quella della Calabria senza una politica del credito adeguata. Il credito è la benzina che può e deve far muovere qualsiasi ipotesi di rilancio dell'economia regionale. I comparti che si dicevano prima, dall'agricoltura al turismo, all'energia, a tutto quello, diciamo, di cui la nostra regione ha notevoli potenzialità, si possono muovere solo se c'è una politica del credito adeguata. E questo l'abbiamo detto anche al presidente Olimpio, dicendo proprio che uno dei tavoli specifici deve essere proprio quello del credito. E oggi scontiamo una condizione di grande difficoltà, l'ha detto Giovanni, ma ripeto, mi scuso per essere arrivato in ritardo, ma la giornata è un po' caotica, poi sapevo, mi ero sentito sia con Angelo che con Sandro, che non avevano tutti e due, diciamo, impegni pregressi e urgenti, e dicevo proprio questo, dicevamo proprio questo, quello che diceva Giovanni, ma che è purtroppo una realtà. In questa regione, nello smantellamento generale che c'è stato in tutti questi anni, dove le crisi non sono state solo le crisi che hanno portato poi ai 30.000 lavoratori degli ammortizzatori sociali, le crisi hanno portato pure ad una politica del credito che di fatto è svanita, perché c'è stata una acquisizione selvaggia, si sono chiusi praticamente tutti i centri direzionali, credo che non ne abbiamo più in Calabria, nemmeno uno, quindi è chiaro che i nostri istituti che operano qui, al di là delle BCC, di quelle che svolgono pure credito cooperativo, una funzione enorme, encomiabile in una regione come la nostra, ma che possono arrivare fino a un certo punto, noi abbiamo la necessità che ci sia una politica del credito adeguata, dove anche quello che si raccoglie venga reinvestito qui per alimentare e rilanciare l'economia regionale. Oggi invece la Calabria è terra di raccolta e poi gli investimenti e le ricadute sono altrove. Noi dobbiamo invertire questa tendenza, su questo guardate, la politica, noi non vogliamo fare i professori verso nessuno, ma la politica ha grandissime responsabilità, perché anche per lotte politiche noi abbiamo perso centri importanti direzionali nella nostra regione. È vero, è cambiato il mondo, la globalizzazione, le acquisizioni, però noi purtroppo, così in questo come in altri settori, purtroppo la politica ha fatto la propria parte in negativo. Noi dobbiamo rilanciare e invertire questa tendenza, e quindi su queste basi noi abbiamo chiesto al governatore della Calabria che uno dei tavoli sia quello insieme a tutti gli altri, sia quello del credito, perché o noi ci muoviamo in una logica di insieme, di programmazione, dove riusciamo a muovere un po' tutto, o altrimenti questa economia regionale andrà veramente a brandelli più di come è andata. E i dati sono quelli che avete riportato voi nelle vostre relazioni. Noi abbiamo una fuga dalla nostra regione, non solo di abitanti che vanno, siamo scesi sotto i 2 milioni perché vanno a cercare lavoro altrove, ma abbiamo una fuga di giovani che deve fare il lettere. Ce l'ha detto, cioè sono dati inconfutabili, ce l'ha detto la Svimez nell'ultimo rapporto che ha presentato nei giorni scorsi, cioè se ne vanno 5.000 giovani dalla Calabria nell'ultimo periodo, è come se quasi ogni anno un intero paese, un intero comune praticamente si svanisse. E il dramma è che questo comune, questo paese è fatto solo ed esclusivamente di giovani diplomati e laureati, dove le famiglie sostengono grandi sacrifici per mantenerli agli studi, e poi questi saperi, queste professionalità acquisite devono essere impegnate e impiegate altrove. Noi dobbiamo invertire questa tendenza, dove si vanno ad arricchire regioni e parti d'Italia che già stanno meglio di noi, e quindi favorire anche la possibilità di creare impresa vera anche nel mezzogiorno. Io l'altro giorno, nell'ultimo incontro che abbiamo avuto con il governo regionale, si è fatto il punto
sulla programmazione comunitaria, sul POR 2014-2020 e poi sul patto per la Calabria, che sapete è quello accordo istituzionale che è stato firmato il 30 aprile scorso tra il Presidente del Consiglio Renzi e della Regione Calabria, Livello, a Reggio Calabria, quei patti che stanno sottoscrivendo il governo con le varie regioni. E lì nel fare quel punto, poi si è parlato anche del PSR, del piano di sviluppo rurale, e in quella discussione si è parlato tanto di credito, proprio per questo abbiamo risollecitato a maggior ragione, ho fatto un tavolo anche specifico sul credito, perché è chiaro che un ragazzo che esce dagli studi e non ha possibilità, se c'è una politica sana, vera, del credito, dove non si danno soldi a chi i soldi ce li ha già, perché chi ce li ha già non ne ha bisogno, ti dà le garanzie, ti dà tutto quello che vuole. Noi dobbiamo fare in modo che a fronte di progetti seri, veri, poi ci possa essere veramente l'erogazione di un credito agevolato, che possa far veramente nascere le start-up, le nuove imprese, quelle per i giovani anche in forma singola, in forma associata, cioè questo è fondamentale, perché altrimenti dare soldi solo a chi ce li ha già è facile, e questo sta succedendo anche con le banche, no? C'è tanta parte di imprenditoria ferma nella nostra regione perché purtroppo vengono perseguite. Noi dobbiamo fare, dobbiamo invertire questa tendenza, vedere come riuscire a rianimare questa debole economia regionale. Il credito in questo contesto assume una funzione centrale e ce l'ha ancora di più in questo momento, perché noi ogni volta in Italia e in Calabria ripartiamo sempre da zero, perché tutti quanti mettiamo in campo proposte, idee e quant'altro. No, io oggi noi possiamo dire che noi due strumenti, due opportunità fondamentali ce li abbiamo, e sono il POR Calabria 2014-2020 e quello che dicevo prima, il patto per la Calabria, che faranno arrivare, ma stanno già arrivando, oltre 6 miliardi nella nostra, di euro nella nostra regione. Noi dobbiamo fare in modo che questa volta queste risorse non vengano fatte ritornare indietro, come abbiamo fatto colpevolmente negli anni passati, anche di recente, e vengano impiegate per dare sviluppo e occupazione in questa regione. Su queste basi stiamo, diciamo, lavorando unitariamente, non disdegnando quello che diceva Giovanni, perché quello è sempre sullo sfondo e come dire, non deve venire meno, non disdegnando quando, se si dovesse ritenere necessario, o perché le cose vanno a rilento o perché le risposte e i riscontri non sono quelli che ci aspettiamo noi, non disdegnando anche l'eventualità di ricorrere alla mobilitazione, perché noi questo dobbiamo, è il nostro mestiere, proporre ma anche mobilitarci se le cose non vanno bene. Oggi con questa convocazione degli esecutivi unitari, secondo me si rafforza tutto questo percorso che abbiamo messo in campo. Credo che quello che diceva Giovanni, una nota alla fine unitaria che sintetizza un po' i contenuti del dibattito di oggi e di lancio su questi temi, non può che agevolare intanto il percorso unitario che ci siamo dati insieme, e che è una grande cosa. Io di questo sono veramente soddisfatto, perché devo dire che negli ultimi mesi ci sono, ovviamente, non è che ignoriamo che c'è qualcosa ancora in alcuni comparti, ma anche nella vita quotidiana, nei posti di lavoro, diciamo, da migliorare nei rapporti unitari, però abbiamo fatto grandi passi avanti, e questo percorso che stiamo facendo tutti quanti insieme è un percorso importante, perché la Calabria non può permettersi di divisione, e avere il sindacato confederale unito, io credo che è un elemento di grande rafforzamento, e questo ci deve servire, deve essere proprio la base, il presupposto per allargare la rete, perché in Calabria noi dobbiamo cercare di fare rete, di fare sistema, perché finora ognuno è andato per conto proprio. Io credo che noi stiamo lavorando bene su un percorso unitario, su questo percorso ci stiamo confrontando con la politica, con le istituzioni, ci stiamo confrontando anche con le associazioni di categoria e datoriali. Penso che qualcosa nei prossimi giorni, nei prossimi mesi si possa muovere in positivo. I vostri lavori di oggi io credo che vanno pienamente
in questa direzione, quindi io non sono diciamo per come ci avete coinvolto, siamo in disposizione per qualsiasi azione di sostegno e di supporto, ma ancora di più lo siamo, ripeto, in questa logica di unitarietà che non può far bene ai lavoratori e al sindacato. Intanto grazie per la partecipazione e anche per quello che ci hai detto. Noi chiudiamo questi nostri lavori qua con l'impegno, evidentemente noi adesso ci fermeremo 2 minuti, sia perché dobbiamo pagare la sala, quindi è un dettaglio non da poco, e 2 perché dobbiamo, mettiamo un po' a punto qualcosa per poter veramente poi diffonderla. Nel caso, ovviamente a tutti quanti voi la diffonderemo non appena pronta con gli strumenti che sapete. Grazie a tutti.